Iniziamo la seconda sessione della mattinata che, come vedremo, è fortemente in continuità con la prima, non soltanto per il tema specifico di cui diremo tra poco, ma stavamo ascoltando le parole di Afana Veda Girne, spero di aver pronunciato bene, e volevamo sentire la fine del suo discorso. Ci stava parlando, mi ricordo, delle borse di studio riservate dall'Università di Bari ai rifugiati. Sì, temo che sia una censura, però è per scherzare, non è una censura. No, volevo evidenziare questo aspetto infantilizzante nei confronti di richiedenti asilo, di rifugiati o tutti gli immigranti. E andavo prendendo questo riferimento sulle 100 borse riservate ai rifugiati, istituito dal Ministero dell'Interno e della Povertà dei Territori dal 2016, dove si dice che il beneficiario riceve la borsa in servizio. E un beneficiato, chi ha un bambino, chi ha un marito, come fa a stare a casa dello studente? Si deve ricevere la stanza a casa dello studente, ma che non può prendere i soldi per andare a affittarsi la casa. A noi ci chiedevano persino la lista di ciò che ci serve. E quando hanno iniziato a darci 300 euro ogni mese di dicembre, ci chiedevano tutti i sconscrivi di ciò che abbiamo comprato. Cioè proprio siamo diventati dei commercialisti dell'università. Avevamo il potere dei sconscrivi, ho comprato spazzolina, ho preso il pullman, sono andato qua. E è una replica dei progetti SPRAD. Ci hanno fatto dell'università un altro centro di accoglienza. Un'altra cosa che ho osservato molto in questo discorso, e che a volte non vogliamo affrontare con serietà, è la competenza nel settore dell'accoglienza, che non c'è competenza. Non è per criticare chi di buona volontà vuole aiutare i migranti, però noi non possiamo fare una cosa strutturata sull'aiuto ai migranti. I mediatori culturali che abbiamo spesso in Italia siamo scelti su due basi: uno, o perché sono in prossimità con chi ha l'associazione; due, o perché parlano due lingue o tre lingue. Lingue che spesso hanno imparato così sulla strada, quindi non hanno nessuna competenza per capire i processi che veramente possono aiutare i migranti ad includersi in questa società. Si limitano a tradurre, e a volte superficialmente anche alla commissione territoriale, ciò che il migrante può dire. Ed è anche un motivo, almeno al 40%, del diniego della protezione internazionale. Perché quando tu hai un mediatore, un traduttore che non sa bene la lingua, perché non l'ha imparata tecnicamente, non può tradurre alcuni concetti che tu vuoi esprimere al giudice. Cioè, io sono andato a Consiglio della Foggia nel 2015 e alla fine ho detto che voglio andare da solo, senza il traduttore, davanti al giudice. Si è pure arrabbiato il traduttore, che era un ragazzo della Costa d'Avorio, che non aveva il livello di francese. Quindi non poteva capire alcune terminologie che dovevo usare davanti al giudice della commissione. Allora, è un aspetto molto, molto interessante. Bisogna uscire dalla logica emergenziale e solidarietà nei confronti dei rifugiati, e entrare in una cosa più strutturata, dove le competenze possono essere messe al servizio se volete la parola beneficiare. E un'ultima, per un ultimo minuto, la partecipazione nella co-progettazione. Cioè, volevo fare una domanda, anche una provocazione, ma ora stiamo a parlare dell'accoglienza. Dove sono i principali protagonisti dell'accoglienza? Non ci sono. Stiamo parlando tra di noi, studiosi, stiamo parlando per gente che forse non riesce a capire sostanzialmente la realtà, la situazione. Alla commissione d'inchiesta di cui avete parlato la sessione precedente, io metto il rapporto e vi dico che al 60% sono fuori gioco. Non hanno capito nulla, perché io quando sono a CARA, quando c'è una commissione che deve venire, si pulisce il CARA. Si fa tutto purché la commissione che arriva trova tutto in regola. Si dà bene da mangiare, cioè c'è una scena, è un film, un set cinematografico. Provateci, andate in CARA quando non c'è nulla. Allora, come facciamo a avere i dati seri? E vi prendo un ultimo esempio: l'Università di Bari non ha i dati seri del numero di studenti stranieri. Allora, è una cosa seria.
non si sa quanti studenti stranieri sono qua, non si sa quanti studenti rifugiati sono, oltre a quali, quelli che possono servire per la pubblicità o per fare salire sul palcoscenico. Ed è la stessa cosa nel centro di accoglienza. Tu non puoi dire esattamente quanti migranti sono ospiti del centro di accoglienza, e questo è collegato alla vostra sessione, perché un centro apparentemente formale in realtà è informale sui fatti. Il centro di accoglienza di Bari, dove ti diranno che sono 300 o 400 persone, vi sono 1000. Le altre entrano cavalcando la rete, e le altre entrano con la carta delle altre persone, perché tu puoi tu mi dai la tua carta, io entro, perché comunque siamo tutti neri, ci assomigliamo. Così ti dicono i militari che sono all'ingresso. Quindi non controllano chi sei. Tu fai, prendi la tessera biometrica, fai così e passiamo. Così io entro a volte. Sono stato a casa un anno di pandemia perché la mia compagna era incinta e era all'interno del carro. Sono andato a vivere nel carro, pur non essendo un ospite del carro. E i militari mi conoscono, tutti gli operatori mi conoscono. E stavo là. Aiutavo quando posso aiutare, a tradurre, a calmare le tensioni quando c'erano i ritiri. Quindi era solo questi tre punti che volevo dare. E l'ultimo per me è tra i più rilevanti. Non si può progettare qualcosa senza coinvolgere ai primi e ai massimi livelli i protagonisti dell'azione. Grazie. Direi un intervento che ha messo moltissima carne al fuoco e ha dato degli esempi splendidi di quel paternalismo di cui parlavamo stamattina dalla porta di studio in servizi. Ma anch'io, come Giuseppe, cercherò di essere un cerno non invadente, non voglio rubare troppo spazio ai nostri relatori, e sottolineo soltanto la profonda continuità tra le due sessioni, perché stamattina abbiamo parlato dell'accoglienza formale e oggi parliamo dei campi informali, ma come ci ha detto benissimo il dottor Dierné, tra le due realtà, diciamo, ci sono 1000 sfumature. C'è la realtà del CARA di Bari, c'era la realtà del CARA di Borgo Mezzanone quando era mezzo aperto e mezzo chiuso, adesso è totalmente informale, sorvegliato dall'esterno. C'è il gag Granghetto di Rignano, che è un campo informale puro. Quali sono le differenze tra questi gradi diversi di accoglienza? Anche il Granghetto di Rignano, volendo, forse una forma di accoglienza, il grado zero dell'accoglienza, dove c'è il minimo di paternalismo ma il massimo di controllo a distanza, no? Per utilizzare alcune delle categorie di stamattina. Ma mi taccio subito e lascio parlare chi ne sa più di me, e partiamo dalle vite in transito di Elena Fontanari dell'Università di Milano. Ricordo a tutti i relatori, Elena compresa, 20 minuti esatti, ve lo ricorderò un minuto prima. Salve a tutti, si sente? Sì. No. Allora, adesso dovrebbe sentirsi. Benissimo, grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qui e di essere in questa sessione. Allora, io proverò un pochettino a parlare dell'appunto, seguendo un po' anche il titolo, del lato oscuro dei confini, cercando di analizzare, basandomi sulla mia ricerca, le tensioni che si creano tra esperienze di mobilità migrante e forme di governo di questa mobilità tramite il meccanismo del confine, che poi il tema della mia ricerca, perché secondo me è proprio andando a vedere la tensione tra queste due forme, diciamo, controllo e gestione della mobilità migrante e forme di auto-organizzazione e di espressione della soggettività delle popolazioni in movimento, è grazie a questa tensione che poi si possono interpretare e capire le creazioni di campi informali o di pratiche di auto-organizzazione e autogestione, che è un po' il tema della tavola rotonda. Allora, io ho seguito, sono una sociologa, ho fatto un'etnografia con lo stesso gruppo di rifugiati per 10 anni, quindi li ho seguiti dal primo arrivo in Italia nel 2011, sono durante il periodo di emergenza Nord Africa, che vi ricorderete alcuni di voi, hanno ottenuto un documento umanitario in Italia, poi si sono, dopo aver vissuto in condizioni di marginalità in Italia, si sono spostati in Germania, dove hanno vissuto un'esperienza di protesta politica auto-organizzata che è durata un paio d'anni, poi successivamente
hanno continuato a muoversi appunto in transito tra Italia e Germania, fino a poi essere inseriti all'interno di un programma di integrazione in Germania dal 2017 fino al 2021, quindi l'ho seguiti dal 2011 al 2021. Cercherò di riassumere tutti questi 10 anni in 20 minuti. Appunto, a me interessava vedere questa tensione tra forme di governo neoliberale, che è un concetto che voglio utilizzare perché è molto, secondo me, soprattutto vedendo la parte finale dei protagonisti della mia ricerca, ovvero le forme di inserimento nel mercato del lavoro, si vede proprio una sovrapposizione tra regimi di controllo e di gestione della mobilità e regimi di welfare neoliberale, che poi dopo coinvolgono anche tutti noi che viviamo nelle cosiddette appunto democrazie neoliberali. Quindi forme di governo neoliberale da un lato e dall'altro lato pratiche quotidiane di resistenza nel Senato dei migranti. In particolare mi sono concentrata dal punto di vista teorico sulla dimensione del tempo e della temporalità che vorrei appunto condividere con voi oggi, più che la dimensione dello spazio. Quindi chiaramente parlando di insediamenti informali, di mobilità, di confini, la dimensione dello spazio è preponderante, ma dalla mia ricerca quello che è emerso è come poi i confini agiscono fortemente anche sulla dimensione temporale dei soggetti. Quello che mi sono chiesta nella ricerca, che ho cercato di andare un po' a individuare, è concretamente dove si materializzano i confini. Rifacendomi anche un po' quello che agli interventi che sono preceduti, in particolare quello di Enrico Gargiulo, il confine non è ovviamente unicamente la divisione tra stati e nazioni, ma abbiamo i confini anche dentro i territori nazionali, dentro gli spazi urbani. Cosiddetti confini invisibili o confini amministrativi, come dice Enrico, sono proprio quelli che poi dopo vanno a creare l'effetto del confine nel tempo, no? Perché poi è quello che è interessato, per quello ho fatto un'etnografia di 10 anni, proprio andare a vedere cosa succede una volta che le persone hanno un documento, se finisce, tra virgolette, l'effetto del confine, o se invece si protrae e come si protrae. Allora, il primo elemento ovviamente di materializzazione del confine è lo status giuridico, inevitabilmente, non dico niente di nuovo. Partendo proprio dalla mia ricerca empirica, i protagonisti della mia ricerca arrivano in Italia nel 2011, sono tutti provenienti dall'Africa subsahariana, vivevano e lavoravano in Libia fino alla guerra, poi sono costretti a scappare e arrivano in Italia. L'Italia in questo periodo fa il programma di emergenza Nord Africa, che dopo quasi 2 anni decide di dare a tutti quanti un documento umanitario di un anno. Quindi, prima materializzazione del confine, documento umanitario che permette di un anno rinnovabile, che permette ai soggetti titolari del documento di vivere e lavorare unicamente in Italia, si possono spostare in Europa ma solo per 3 mesi come turisti, secondo ovviamente il regolamento Dublino e il codice di frontiera Schengen. Quindi restrizione della mobilità anche all'interno dell'Europa. Sulla questione restrizione della libertà di movimento, secondo me un appunto interessante da dire che emerge dalla mia ricerca è che quando parliamo di restrizione della libertà di movimento dobbiamo tenere a mente che non stiamo parlando della restrizione di uno spostamento geografico e fisico unicamente, cioè non si tratta tanto di restringere la possibilità di muoversi dall'Italia alla Germania o dal Senegal alla Francia, no? Stiamo parlando di una restrizione a un diritto molto più generale, se vogliamo, quello dell'autodeterminazione come soggetti, quello un po' che si diceva anche prima, come diceva Chiara Marchetti, qual è il progetto individuale, biografico della persona. Nel momento in cui vado a restringergli la possibilità di spostarsi, vado fortemente a restringergli tutte le possibilità di espressione di se stessi come soggetti, quindi dei propri desideri, delle proprie aspirazioni, dei propri progetti. Quindi ecco l'elemento del confine che va a influire sul tempo, no? Cioè io vado proprio a bloccare per appunto le vite, le biografie, non unicamente un movimento spaziale. Quindi restrizione all'autodeterminazione come soggetto che avviene attraverso diverse forme di violenza strutturale, come ad esempio quello che io ho potuto vedere in Italia, il cosiddetto abbandono istituzionale. Anche qui niente di nuovo, nel periodo dell'emergenza Nord Africa è stato eclatante, nel senso che come molti di voi sanno era un programma emergenziale parallelo ai centri d'accoglienza ufficiali che poi, una volta che è stata dichiarata la fine dell'accoglienza e dell'emergenza e è stato dato il documento umanitario, il programma è stato chiuso, i centri
d'accoglienza emergenziali sono stati chiusi, le persone sono state letteralmente abbandonate per strada, quindi non è stata prevista una seconda accoglienza, non sono stati previsti nessun tipo di inserimento nel tessuto economico e sociale. Quindi qual è stato l'effetto? L'effetto è stata la produzione di una mobilità, perché le persone si sono trovate per strada e hanno iniziato a muoversi ovunque. Una mobilità multidirezionale, questo mi interessa sottolinearlo, anche il lavoro che abbiamo fatto con Giuliana Sarò, cioè seguire le persone in movimento fuoriuscite dall'accoglienza ti fa proprio vedere come la mobilità non è da sud verso nord, unidirezionale, come appunto i discorsi mainstream ci vogliono riportare, ma è assolutamente frammentata, multidirezionale ed errante. Errante è un concetto che è importante perché di nuovo sottolinea la temporalità. Cosa vuol dire errante? Vuol dire che vaghi senza meta. Quindi la questione, io voglio andare in Germania, in Svezia perché c'è un welfare migliore, che ovviamente c'è, esiste anche come narrazione, sia tra i soggetti migranti che anche poi dopo una narrazione mainstream, però non è assolutamente, non restituisce la complessità di questa mobilità, che appunto è multidirezionale, errante e frammentata. Frammentata cosa vuol dire? Che ci sono anche dei punti di sospensione, dei momenti di sosta, tra lo spostarsi, i protagonisti della ricerca per anni, in giro per l'Italia a cercare un posto dove stanziarsi, del lavoro occasionale, ovviamente la maggior parte nel mercato del lavoro informale, quindi nel settore agricolo, nelle campagne, sud e nord, sottolineo anche nord, Saluzzo, che è il caso che conosciamo tutti, no? Quindi il fatto di continuare a spostarsi, hai anche dei periodi di sospensione, di pausa, come nelle grandi città, anche quello un po' che diceva Silvia Pizzalis, no? Questa idea un pochettino che poi la città è il luogo che attrae. Quindi spesso seguendo questi spostamenti dei soggetti con cui ho fatto ricerca veniva spesso fuori la questione io vado a Milano, vado a Roma perché lì posso trovare delle occasioni che spero mi cambino la vita. Dunque questa mobilità continua che è durata per anni, perché li ho seguiti per anni, quello che devono fare i soggetti migranti è negoziare la precarietà, che è una precarietà sociale e economica enorme, con la questione abitativa. Dove vivo? Non avendo casa, non avendo un lavoro, non potendo, vivendo questa vita errante, ed ecco che qui emergono gli stabilimenti informali. Perché sono stati, per i protagonisti della mia ricerca, dei luoghi in cui hanno potuto trovare non soltanto costruire, non soltanto uno spazio abitativo, un interstizio appunto, se vogliamo, territoriale, quanto proprio anche dei luoghi in cui incontrarsi con altre persone. In cui scambiarsi informazioni, in cui scambiarsi delle risorse. Tantissimi di loro hanno basato questa mobilità su una rete di contatti costruiti dalla Libia, sulla barca Lampedusa, nei centri di accoglienza e così via, chiamandosi, andando proprio nei luoghi, hanno detto che si può fare la raccolta delle fragole a Napoli, adesso mi hanno detto che si può andare a fare la raccolta delle arance rosane, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una sorta di rete di conoscenze e di informazioni. Ho sentito che la questura di Crotone non fa rinnovi, allora forse vanno in quell'altra questura, quindi luoghi chiaramente di marginalità, ma anche luoghi di auto-organizzazione, di scambio di risorse e di scambio di informazioni. Utilizzo il termine interstizio perché secondo me è un termine che veramente può farci capire la tensione tra violenza strutturale e pratiche di resistenza soggettiva. Interstizio è una sorta di luogo, microspazio di autonomia che si viene a creare nella tensione tra strutture di potere e forme di resistenza. Quindi il concetto di interstizio dà in un certo senso, cioè ha al suo interno non soltanto la dimensione del potere ma anche la dimensione dell'autonomia e dell'auto-organizzazione, è un luogo di lotta, un luogo di apertura, è uno spazio liminale ovviamente e mi verrebbe da dire è uno spazio all'ombra del confine, per giocare un pochettino con l'idea del lato scuro del confine, nel senso che il lato scuro del confine sicuramente ci parla di forme di discriminazione e di violenza strutturale, ma ci parla anche, andando all'ombra del confine, di pratiche di resistenza che proprio lì all'ombra del confine si possono attuare, no? E quindi appunto i protagonisti della mia ricerca proprio nella ricerca attiva di condizioni migliori di sviluppare i propri desideri, i propri progetti hanno continuato questo viaggio spostandosi poi dopo anni che vivevano in questa condizione di transito in Italia, spostandosi in Germania. Per viaggio mi verrebbe da
dire che io intendo un viaggio, oltre che spaziale, ripeto di nuovo, un viaggio temporale, nel senso che quello che poi, vivendo con loro, stando con loro per 10 anni, è emerso, è che loro, più che dire il mio obiettivo è la Germania, la Svezia, Berlino, Amsterdam, Londra, il vero obiettivo era riuscire a trovare un luogo dove stabilizzarsi e dove poter soddisfare tutta una serie di progetti, desideri, esigenze, e quindi di progredire nella loro vita. Questa questione di progressione è esattamente quello che intendo quando dico che il confine agisce sul tempo. Cioè, il fatto di essere mantenuti in movimento, il fatto il meccanismo del confine crea, costituisce una sorta di precarietà, una precarietà continua, protratta per anni, perché ripeto, l'ho subito per 10 anni, porta le persone che si muovono in maniera frenetica nello spazio nazionale ma anche urbano, perché ovviamente vivendo come senza dimora, essendo entrati nei dormitori per senza fissa dimora, come molti di voi sapranno, devi vivere dalle 8 del mattino alle 8 di sera per strada, quindi ho proprio vissuto una mobilità anche dentro quotidiana, dentro il territorio urbano. Esci alle 8 e cosa fai? Inizi a girare, giri in giro per la città, vai a mangiare la messa per i poveri, vai a farti una doccia nelle docce pubbliche, vai in ufficio in questura, però insomma giri, ti muovi, ti sposti, quindi una mobilità frenetica che però alla fine del giorno qual è la sensazione? La sensazione di non aver fatto niente, di aver perso tempo, quindi una mobilità frenetica circolare che però non ti fa progredire nei tuoi progetti, nel tuo percorso di vita, nella tua biografia, e questo è esattamente l'effetto del confine. Quindi uscire, la pratica di resistenza, che secondo me era di fatto a protezione di tempo più che di spazio, perché chiaro, vai a creare, a costituire interstizi urbani come i campi informali, ma non soltanto, le stazioni ferroviarie, sappiamo benissimo, stazione centrale a Milano, Roma, Bologna, sono anche quelli, anche se non sono ufficialmente dei campi informali, sono degli spazi di abitare transitorio, sono dei luoghi in cui si incrociano degli snodi di mobilità, ma anche dei luoghi dove le persone abitano e ci abitano per tanto tempo e ci intorno, seguendo appunto i protagonisti della mia ricerca per 10 anni, spesso hanno fatto dei periodi di abitativi alla stazione centrale a Milano. Quindi sono interstizi urbani come ad esempio dei parchi, delle panchine, un ponte, cioè sono tutti appunto luoghi in cui specifici quelle persone dormono, vivono, si incontrano e si scambiano informazioni e relazioni. Uscire, rompere questa sorta di meccanismo della sopravvivenza in cui sono bloccati per anni, perché poi immaginatevi il rinnovo del documento ogni 8 mesi, veramente ti spezza, ti frammenta proprio la quotidianità, uscire a romperlo ho visto attraverso l'esperienza del protagonista della mia ricerca, è stata una pratica di riappropriazione dei propri tempi. Loro spesso mi hanno detto: io devo trovare un posto tranquillo dove sto sereno per un po' e posso iniziare a ripensare, a riflettere su di me e sulla mia vita, perché sennò stare in questa frenesia del meccanismo della sopravvivenza, del movimento, del cercare di capire, mi porta anche uno stress mentale enorme, per cui non riesco più ad appropriarmi di me stesso con i pensieri e i miei desideri. Quindi ho bisogno di avere un momento in cui posso riappropriare di me stesso, dei miei pensieri e dei miei desideri, per far cosa? Per decidere di fare un cambiamento, ovvero di spostarmi e andare in Germania, perché ho sentito che a Berlino c'era una protesta autoorganizzata da migranti e rifugiati e voglio farne parte, che è poi quello che è successo ai protagonisti della mia ricerca. A Berlino appunto c'era questa, dal 2012 c'è stata l'occupazione di una piazza in centro a Kreuzberg, che è uno dei quartieri centrali di Berlino, dove è stato costituito un campo anche lì informale, che a differenza, se vogliamo, dei campi in cui vivevano precedentemente, che erano quelli soprattutto legati ai lavori di raccolta nel settore agricolo, a Berlino invece è proprio, si è sviluppata una forma di protesta autoorganizzata, protesta politica, partita da un gruppo di rifugiati che avevano richiesto asilo in Germania e che poi è stata portata avanti dal gruppo protagonisti della mia ricerca, che venivano dall'Italia, in cui quello che rivendicavano era di fatto la possibilità di vivere e lavorare fuori dall'Italia, quindi l'abolizione del regolamento Dublino. Ve lo faccio ovviamente molto veloce, è una protesta politica che è andata avanti per 2 anni, un'occupazione di una piazza con delle tende dove hanno vissuto 200 persone per 2 anni costantemente, che ha previsto una presenza costante anche di tutti gli attori solidali in quella piazza, perché ovviamente lo sgombero della piazza era previsto ogni giorno, quindi per 2 anni c'è stata una presenza in un luogo pubblico non solo di
migranti e rifugiati, ma anche ovviamente di tutti gli attori solidali che hanno cercato di supportare la protesta. Quindi inevitabilmente è una protesta che ha una complessità enorme che ora non posso descrivere, non ci tengo a dirlo, non era tutto lineare come la sto raccontando adesso. Però cosa ha significato l'Anitaz? Di nuovo un interstizio urbano sicuramente, ma anche politico e anche sociale e relazionale, nel senso che se hai un'esperienza del genere in cui delle persone vivono per 2 anni in uno spazio pubblico in cui gli attori solidali vanno anche a supportare, a scambiarsi esperienze di vita, quello che emerge poi è uno scambio di relazioni. Per esempio da Oranitaz sono nate tantissimi gruppi di teatro misti tra solidali e migranti e rifugiati, delle start-up in cui si organizzavano, si provava a far lavorare le persone oltre i confini, all'ombra del confine appunto, nel senso che non potendo lavorare in Germania, alcuni hanno aperto una start-up e hanno trovato, erano i responsabili tedeschi o europei, però poi facevano per esempio dei mobili in legno, una volta che vendevano i mobili poi avevano modo di creare degli stipendi ovviamente bassi per i rifugiati, idem con gruppi di teatro, vai a fare la performance teatrale, la performance artistica comprende il fatto che il pubblico deve dare dei soldi perché questa è performance artistica, e sempre performance artistica è il fatto che i rifugiati vanno e si prendono i soldi, ma è arte, non sono pagati. Quindi tutte queste strategie per riuscire un pochettino appunto a auto-organizzarsi oltre il confine. Ovviamente parliamo comunque di condizioni di precarietà, parliamo di condizioni di difficoltà anche proprio nella sussistenza. A seguito di interstizio territoriale e sociale, perché appunto si sono intersecate anche le vite, e dall'esperienza di Oranitaz sono nati 40 bambini, per esempio, nel senso che si è creata proprio una forma anche relazionale di condivisione delle vite e delle esperienze, per cui poi dopo molte persone sono rimaste, anche una volta che è finita la lotta politica, sono rimaste a Berlino per altre ragioni. La protesta politica finisce diciamo in maniera abbastanza violenta, nel senso che si fa un accordo con le autorità locali che informalmente promettono ai rifugiati che gli avrebbero dato la possibilità di accedere al mercato del lavoro tedesco se loro avessero abbandonato la protesta e se si fossero fatti inserire all'interno del sistema d'asilo tedesco, perché gli dicono l'unico modo per regolarizzarli è quello. In realtà è una presa in giro, nel senso che poi dopo quello che verrà applicato è la cosiddetta politica della dispersione, che è la stessa che è stata applicata per esempio al caso di Calais in Francia, ovvero i protagonisti della ricerca abbandonano la protesta, vengono dispersi all'interno dei centri di accoglienza a Berlino, quindi si va a decollettivizzare ovviamente l'esperienza, si va a depoliticizzarla, perché poi se vivi disperso hai difficoltà a riorganizzarti e a ritrovarti, e soprattutto viene burocraticizzato il conflitto politico, ovvero vengono le persone inserite singolarmente nel sistema d'asilo tedesco e le loro biografie e le loro storie vengono analizzate singolarmente, non vengono trattate come un unico gruppo. Ovviamente le autorità tedesche volevano evitare il precedente giuridico di poter accettare l'accesso a lui. Questo cosa succede? Che si prende di nuovo il tempo, la burocrazia si prende i tempi burocratici, i tempi giuridici, e quindi cosa succede? Che nel corso di 2 o 3 anni successivi, siamo nel aprile 2014 quando viene fatto questo accordo, dal 2014 alla fine del 2015 singolarmente le persone verranno tutte diniegate. Ovviamente questo viene spalmato in 2 anni, perché se dinieghi tutti in 2 mesi lì sì che hai la reazione politica di tutti quanti, invece andando a dinegarne uno, 2 mesi, 5 mesi dopo un altro e così via, l'azione del confine sul tempo, ovviamente eviti la reazione politica, la reazione di protesta. A questo punto le persone si trovano irregolari in Germania, iniziano a spostarsi dal Berlino all'Italia per rinnovare il famoso documento umanitario, perché capiscono che è l'unico modo per rimanere regolari in Europa, e seguire di nuovo questi spostamenti per i rinnovi permette di vedere un altro elemento di azione del confine, che è quello della criminalizzazione della mobilità, ovvero spostarsi con un documento scaduto ha avuto l'effetto che gran parte degli analisti della mia ricerca in questi spostamenti sono stati più delle volte arrestati, ammanettati, respingimenti in frontiera, vabbè, Ventimiglia, Brenner, lo conosciamo come funziona la situazione, si sono fatti da 3-4 giorni fino a 3-4 settimane in prigione, quindi
criminalizzazione della mobilità cosa vuol dire? Vuol dire che, adesso ho paura a parlare, spero che ci sono dei giuristi, vuol dire che le persone che fanno un di fatto violano una norma amministrativa subiscono un trattamento che è simile a quello riservato per persone che violano una norma penale. Guardo il giurista, ok, grazie mille. Quindi ecco, questa cosa succede, alle conclusioni, che però tra, e questo è proprio il lato scuro, se vogliamo, del confine nel senso classico, discriminazione, discrezionalità totale del, nel momento in cui i soggetti in movimento, che vengono costruite, considerate come persone ovviamente da tenere sotto sorveglianza, pericolose. Ho tantissime elettrografie sugli incontri in questura tra queste persone con documento scaduto, mi lascio immaginare, questo è un nomade, cosa fa, ma io non so chi è, non riesco appunto a controllare, non capisco perché mi dà un cellulare tedesco, eccetera, eccetera. Quindi situazioni ovviamente di discrezionalità, in cui il confine proprio si negozia tra il soggetto considerato sospetto, considerato pericoloso e coloro che in quel caso personificano il confine, che sono gli attori di polizia, gli agenti di polizia. In questa situazione quello che può succedere di nuovo è una forma anche qui di auto-organizzazione, di resistenza, di apertura di interstizi, in questo caso giuridici, ovvero nel momento in cui andiamo a intersecare diversi tipi di giurisdizioni, che è la giurisdizione italiana e la giurisdizione tedesca in materia d'asilo, che magari entrano in conflitto tra di loro con anche la giurisdizione europea, quello che poi è successo è che le persone sono riuscite ad aprire degli spazi, degli interstizi giuridici e inserirsi all'interno del sistema tedesco, perché nel 2016 una legge più generale in Germania che viene votata permette di attua dei canali di, tra virgolette, integrazione tramite il mercato del lavoro di determinate categorie, tra cui anche i cosiddetti richiedenti asilo dinnegati, che in Germania hanno uno status più preciso. I nostri protagonisti della mia ricerca rientrano proprio in questa categoria qua, nonostante erano considerati casi Dublino, nonostante lo Stato tedesco li voleva rimandare in Italia, però di fatto ufficialmente loro apparivano come richiedenti asilo dinnegati, quindi di conseguenza riescono a inserirsi in questo programma che prevede 3 più 2 anni di corsi di formazione in cui le persone sono impiegate proprio i lavori ovviamente a bassa qualifica, poi ci sarebbe da aprire una parentesi enorme su questi programmi di integrazione, finisco, che non aprirò, e quindi comunque nel 2021 cosa succede? Concludo, succede che un commento di un protagonista della mia ricerca a gennaio 2021 è stato: io sì, è vero, lavoro in Germania in questi meccanismi, in questi progetti di formazione, mi sono spostato per tutta Europa, però mi sento in prigione. Mi sento in prigione perché? Perché non posso decidere della mia vita e sono bloccato all'interno di questi corsi di formazione. Hai uno status giuridico che è la sospensione dell'espulsione, non è un permesso di soggiorno, quindi non puoi, tu per 5 anni ancora non sai se effettivamente sarai qui. Quindi lui mi dice: io lo saprò nel 2023 se potrò stare in Italia, sono arrivato nel 2011 se potrò stare in Germania. E quindi proprio questa dimensione della prigione a cielo aperto, lui mi dice: se non nel 2003 se otterrò il documento, allora mi sentirò con delle persone che escono di prigione, no? Nonostante io non sono in prigione, mi muovo, lavoro, sono uomo. Perché? Perché ho una vita bloccata, sospesa, in cui non posso, i miei desideri, i miei progetti non possono essere soddisfatti. Quindi in questo senso azione dei confini sul tempo. Per i 24 minuti che si è presa, perché ci ha fatto un benissimo racconto di più che vite in transito, vite congelate, vite sospese per lunghissimo tempo, però c'è anche mostrato, diciamo, la capacità di agency dei migranti o la soggettività dei migranti, che credo sarà al centro anche dell'intervento di Antonio Giniero dell'Università del Salento, al quale lascio la parola. Prego. Grazie per l'invito, che non è un grazie formale, perché era davvero tanto tempo che non avevo l'occasione di confrontarmi con questi temi. In realtà sarò breve, potrò prendere anche meno dei 20 minuti, perché dicevamo una battuta e l'altra fuori mentre chiacchieravamo, e insomma, è stato un po' detto tutto sostanzialmente, no? Quindi io proverò nel mio intervento a mettere in luce alcuni elementi che sono stati già detti, e soprattutto a riflettere sui processi che di fatto portano all'esclusione sociale e quando questa esclusione sociale è determinata da interventi istituzionali, perché questo credo che sia il cuore del problema, in qualche modo l'abbiamo venuto fuori su
in maniera diversa dagli interventi, ma anche a non sottovalutare quelle che sono le capacità di agency degli attori, che spesso queste scompaiono anche nel dibattito pubblico. Allora, quando parliamo di ghetti, di insediamenti informali, questo è un altro problema. In Italia quando si parla di immigrazione sembra sempre di essere all'anno zero, cioè sembra sempre che stiamo iniziando a parlare che si chiudono, dimenticando tutto il pregresso. Guarda, non è casuale, oggi ci sono un sacco di storici contemporaneisti che si occupano di immigrazioni. È la prima volta che in questo paese probabilmente si prende anche coscienza del fatto che esistono luoghi informali abitati da cittadini stranieri, da lavoratori stranieri, sono gli anni 80. E della morte, l'assassinio di Jerry Salmaso, che questa realtà la rende particolarmente evidente. E anche lì c'è una forte capacità di agency dei lavoratori. Perché a seguito di quell'assassinio si organizzò in Italia forse la prima grande manifestazione antirazzista. Jerry Salmaso fu ammazzato il 25 di agosto e a settembre a Roma ci fu una grande manifestazione antirazzista che fu aperta dai lavoratori di Villa Livello. Bene, se noi andiamo a vedere, dico, questa è una pagina del giornale dell'epoca, no? Se andiamo a rivedere i titoli, sono termini che ritornano ancora oggi, no? nella discussione, nel dibattito, ma anche questa questione dei luoghi informali è fortemente connessa alla mobilità, anche interna. Cioè, noi ci dimenticavamo, per esempio, nel dibattito pubblico, questo è scomparso, no? Pensate alle baraccopoli romane, no? Da quell'Orto Felice, dove i migranti, che erano i migranti meridionali che si spostavano dal sud e andavano a lavorare nella capitale, andavano a vivere. Ecco, c'è tutta questa storia su questi luoghi che sembra quasi scomparsa, no? Perché il tema della migrazione continua a essere presentato in chiave di eccezionalità. Cioè, la questione dell'emergenza, dell'approccio emergenziale, è un approccio che strutturalmente l'Italia ha avuto in migrazione. Ed è un approccio che noi troviamo ancora oggi. Io con questa slide vado veloce perché qui non c'è bisogno, ma è una slide che in qualche modo ho dovuto costruire insieme ad un collega di Coventry che era venuto in Italia a studiare la crisi dei rifugiati e non riusciva a capire bene il meccanismo del funzionamento del sistema di accoglienza italiano. Io dicevo, no, guarda, sai, non sei tu che non capisci il meccanismo di funzionamento, e che c'è un elemento di contraddizione strutturale. Altro piccolo elemento, anche noi stiamo parlando di accoglienza, ma il tema dell'accoglienza è diventato di nuovo centrale, ha schiacciato tutto il dibattito pubblico sulla mobilità a partire dal 2011, dalla crisi del Nord Africa. Oggi quando si parla di migrazioni si parla solo ed esclusivamente di accoglienza. E ricordo a me stesso che il ministro dell'interno nel 2011, che di fatto ha posto le basi per quello che oggi è il sistema di accoglienza, si chiamava Maroni e il sottosegretario si chiamava Mantovano. Quindi diciamo una chiara matrice politica che non ci fa sorprendere del fatto che oggi il sistema di accoglienza produca strutturalmente esclusione. Perché questo è un po' come dovrebbe funzionare, no? Cioè, con le operazioni più o meno di salvataggio, più o meno criminalizzate nel corso degli anni, quando le persone arrivano nei porti dovrebbero sbarcare e poi essere smistate all'interno dei centri di prima accoglienza e poi che hanno diritto ad avere ad entrare nel sistema di seconda accoglienza, oppure se saranno destinatari di un ordine di espulsione e quindi sulla carta dover essere espulso. Naturalmente questo è tutto sulla carta, perché all'interno di questo sistema ci sono continui passaggi fra elementi formali e elementi informali. Poi nel 2015 si inventano anche gli hotspot, ancora oggi non è che abbiamo capito bene che cosa siano, dal punto di vista giuridico non lo sappiamo cosa sono gli hotspot, no? E questo non è che non sia un problema. Diciamo, spesso cosa succede? Che chi sbarca nei porti, spesso chi ha la fortuna di non farsi intercettare, di non lasciare le fonti digitali, passa dentro il circuito informale dell'accoglienza, che è quella a cui faceva riferimento Elena. Ma spesso poi nel circuito informale ci passa anche chi è all'interno dei casi, ma anche chi è all'interno della seconda accoglienza. E quando parliamo di circuito informale, noi parliamo di una serie di realtà, anche organizzate, anche politicizzate, pensate all'esperienza del Fovapa, no? Tutte tante realtà sul territorio, ma parliamo anche di luoghi, quelli che sono definiti appunto ghetti agricoli, ghetti, baraccopoli, che sono delle campagne, che io non so quanto in realtà ci sia meno approccio paternalistico, perché anche all'interno di questi luoghi, in realtà, come ogni luogo che è frutto di un processo anche storico che porta alla formazione, ci sono tutta una serie di asimmetrie di poteri che li attraversano, e che sono asimmetrie di potere che vengono
spesso nel dibattito sui ghetti pubblici, sui ghetti etnici per esempio, nel dibattito pubblico la questione di genere, le donne scompaiono, ma scompaiono spesso anche come problema di visibilità anche fra le organizzazioni che sono presenti all'interno dei ghetti. Quante volte mi è capitato negli anni di etnografia di porre alcune questioni, in particolare quando ho sviluppato l'etnografia con una collega, porre una questione di genere, la risposta era, vabbè, sono ragazzi, hanno le loro esigenze. Questa questione non è di secondaria importanza, proprio anche collegato a tutto il tema della categorizzazione, proprio cerco di farlo vedere nel corso dell'intervento. Mi sono fatto le slide per essere nei tempi, se no poi inizio a divagare anche perché le cose sono state dette e mi stimolano molto il confronto. Diciamo, questo è un territorio, un esempio, dove appunto si vede come quell'elemento, quella commistione tra formale e informale viene fuori, no? È il tempo di Borgo Mezzanone, dove questa slide in passato una volta presentata all'interno di una formazione che avevamo chiamato a fare nella prefettura di Foggia, il titolo era Ghetti istituzionali e ghetti informali. Non ricordo che in prefettura si sono prefettura legati dal fatto che il CALA fosse definito un ghetto istituzionale. Però in realtà, lì tra le cose che sono state dette non di lungo, era difficile capire dove iniziava uno e finiva l'altro, ma poi nel senso fisico, sicuramente questo verrà fuori, nel senso che nella rete che separava i due buchi c'era un buco grande quanto una casa che durante gli anni di etnografia si poteva o potuto tranquillamente attraversare, no? E questi luoghi in qualche modo ci fanno vedere come si intersecano i due aspetti, come diventa difficile separare l'una dall'altra. Questo CALA, che è stato funzionale, è stato uno dei più grandi d'Italia, nei picchi aveva oltre 1000 persone all'interno. E a proposito di business dell'accoglienza, moltiplicate 1000 persone per il costo giornaliero di ogni persona e capite bene anche che cosa significa la gestione di questi luoghi. Ma i ghetti, appunto, i ghetti informali, hanno una loro storicità, nel senso che non nascono dalla sera mattina, soprattutto quelli di grandi dimensioni. Pensiamo a Rignano, no? Qui ci sono delle foto che mi fanno vedere un po' le diverse fasi. E questo ci spinge anche a capire tutta la complessità che è all'interno di questi luoghi da un punto di vista di composizione sociale. Non esistono però solo i ghetti di grandi dimensioni, esistono anche luoghi informali. Queste per esempio sono immagini che si riferiscono a dei luoghi in campagna nella zona di Nardò, che è un altro dei poli attrattivi per quanto riguarda gli spostamenti dei lavoratori stagionali, che a differenza però della Capitanata parliamo di spostamenti stagionali, cioè nel senso che sono presenti solo nel periodo in cui c'è il picco della raccolta di due prodotti, in particolare che sono la Liguria e il pomodoro. Su questo poi dirò alcune cose. Queste per esempio erano le immagini di un altro dei ghetti che Irene tra l'altro conosce anche bene, che era il famoso ghetto dei Bulgari, che era presente nel Borgo Mezzanone, uno dei più grandi insediamenti dove vivevano famiglie rom provenienti quasi tutti nella cittadina di Zlibe, con bambini, ed erano quasi tutti impiegati in attività agricola. E questo ghetto, queste sono immagini del 2016, perché poi questo è uno dei ghetti che verrà riscontrato, questo ghetto è diventato molto grande nel corso degli anni. Perché? Perché molte di quelle famiglie prima vivevano all'esterno di casolari abbandonati in proprietà della provincia di Foggia, a un certo punto decide di mudarle e le persone si rivestono all'interno di questo luogo. E questo luogo aveva delle condizioni di vita igienico-sanitarie impensabili, soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che c'erano bambini, perché erano famiglie che si spostavano nella direzione. Quando questo luogo viene sgomberato, avviene quello che viene risolto in tutti gli sgomberi, cioè che la gente si sposta, si sono disperse sul territorio e per esempio a dicembre dello scorso anno, sono morti due bambini bruciati all'interno del cosiddetto ghetto di Stornata, dove molte delle famiglie prima vivevano all'interno di questo luogo. Quindi, quando noi parliamo di questi luoghi, dobbiamo ben tenere presente che c'è un'enorme complessità al loro interno. Una cosa che ho imparato negli anni di etnografia è quella che si diceva: se uno deve scegliere tra stare all'interno di un luogo informale o istituzionale, spesso si sceglie il luogo informale, no? Perché dà più capacità di muoversi, di organizzarsi. Questo avviene anche in un altro contesto che può sembrare lontano, ma poi le conclusioni cerco di far vedere come in realtà non è molto lontano, che sono i cosiddetti campi rom, no? Cioè spesso le persone che vivono all'interno dei campi rom gestiti dall'istituzione sono coloro i quali vivono più
degli effetti di disciplinamento sulla propria vita dell'effetto dei campi. Mentre all'interno dei campi informali c'è maggiore libertà di organizzare alcune cose. Ma questo non significa che all'interno di questi luoghi non ci siano delle pratiche di forte violenza. Io, per esempio, una delle tante interviste condotte nel corso degli anni, che non dimenticherò mai, è quella fatta di una donna che viveva all'interno del ghetto di Rignano, era una donna sola con un figlio, e lei gestiva una mensa, e naturalmente la gestiva in maniera autonoma, senza sottostare ai ricatti o a pagare il pizzo a chi in qualche modo controllava anche chi potevano vendere. Bene, e lei le hanno incendiato per due volte la sua mensa, e lei l'ha dovuta ricostruire finché non ha avuto la possibilità di uscire e di trovare altro. E questo ci dice lunga anche sulla capacità di agency delle persone che non sono vittime, perché questo è fondamentale, ripeterci, cioè non possono essere sempre anche nel linguaggio pubblico descritti come poverini e incapaci di agire, perché ci sono delle risorse importanti che non sono calate all'interno di contesti che sono strutturalmente attraversati da simmetrie di potere, e questo è necessario prenderlo in considerazione. Una delle cose che non fanno mai gli interventi pubblici è proprio non vedere questa complessità. Perché di solito l'intervento che hanno fatto nel passato, più spesso gli interventi pubblici, è stato lo sgombro, no? Mettendo per strada tutti, non rendendosi conto delle diverse figure che sono presenti all'interno del ghetto, ma anche gli interventi che si stanno mettendo in atto con sempre più, in maniera sempre più significativa, quello dell'allestimento delle foresterine, in realtà peccano dello stesso, deficit a monte, cioè si pensano luoghi che possono andare bene per tutti, perché si pensa che i soggetti che vivono all'interno di quei luoghi siano soggetti che hanno bisogni omogenei, che sono uguali per tutti, si pensa che siano tutti solo esclusivamente lavoratori stagionali. Se una foresteria non fatta nelle condizioni in cui sono fatte può forse rispondere alle esigenze dei lavoratori stagionali, eppure lì, non apro parentesi, non sto nel tempo, ma non sono un giurista, ma mi pare di ricordare che la legge in materia di lavoro stagionale prevede che il contributo per l'alloggio dei lavoratori sia in capo, guardate un po', ai datori di lavoro. E per quale motivo devono essere le istituzioni pubbliche, ovvero non indirettamente, a pagare una spesa che debba essere in capo ai datori di lavoro? Perché anche di questo dobbiamo parlare quando si parla di dinamiche lavorative. Ma chi vive nei ghetti non sono solo persone che ci vivono per questioni lavorative, per la gran parte sono persone che non hanno un'alternativa abitativa, ed è chiaro che arrivano a pensare delle risposte diverse. E sto dicendo questo anche perché non so se avete avuto modo di vedere nella ripartizione dei fondi del PNRR sono stati stanziati a diversi comuni, c'è una lista di comuni, una somma pari credo a 200 milioni di euro per il superamento di questi ghetti. Ora, quale sarà la logica che porterà a superare questi ghetti? Come si supereranno questi ghetti? Che voce avranno le persone che abitano all'interno di questi luoghi? All'interno anche del processo che porterà alla pianificazione di una possibilità di superamento di questi luoghi. E questi sono dei temi che credo anche come studiosi abbiamo il dovere di far uscire fuori dall'accademia. Perché finché ce li ripetiamo fra di noi e aumenta la nostra frustrazione, abbiamo fatto... Sì, una cosa che ricordo interessante, ma rischiamo di non incidere. Ed è per questo che è fondamentale partire dalla capacità di agency di chi vive all'interno di questi luoghi, essere presente all'interno delle contraddizioni, anche dal proprio punto di vista, dal punto di vista in questo caso di studiosi che si occupano di questi temi. Ma questa era giusto una slide per vedere cosa succede quando vengono fatti gli interventi come gli sgombri, no? Riprende un po' la storicità del ghetto di Vignano, uno dei più grandi in Europa. Nel 2017 viene sgomberato, fatto da Google, perché io le mie competenze credo siano altissime. Allora, se voi andate su Google, vedete il ghetto di Vignano, questo è del 2018, cioè vedete dove c'era il ghetto di Vignano e dove si era riformato l'anno successivo. Perché succede questo, sai, se sgomberi, e come dice provocatoriamente un collega e un amico, e non fai fuori le persone che stavano lì, ma sai, queste persone poi a un certo punto hanno bisogno di riorganizzarsi, e lo fanno attraverso le proprie possibilità alcune. Altri lo fanno perché poi sono anche gestiti gli alloggi, perché anche questo è un altro degli elementi da porre in discussione a proposito di attraversamento di forme di asimmetria di potere. Non è che stare all'interno di un che
crucifato nuovamente, cioè voglio andare a vivere lì, mi posso farlo tranquillamente. Quindi stiamo parlando di situazioni complesse che non possono essere affrontate in maniera semplicistica come di fatto fino ad oggi sono state affrontate. E vado agli aspetti legati all'agency, perché ho 4 minuti, quindi cerco di... Non sono di secondaria importanza, non sono solo, come dire, il pezzo di qualcuno che decide che un ricercatore o una ricercatrice ha anche una funzione pubblica nel lavoro che fa. Le lotte bracciantili degli ultimi anni hanno portato a dei risultati importanti, e spesso anche questo nel dibattito pubblico si dimentica. Da quando si riparla di nuovo pubblicamente di lavoro agricolo e di caporalato? Da quando il termine è tornato nel dibattito pubblico? Perché era un termine che noi abbiamo abbandonato alla fine degli anni '80, quando a subire il caporalato erano le donne braccianti che andavano, che si pugliesi in gran parte, che si spostavano dalla Puglia nella zona del Metapontino. Dal 2011, quando ci fu un gruppo di braccianti che in maniera organizzata, vivevano nella masseria Bonculi di Nardò, decise di mettere in piedi uno sciopero. E anche quello non fu uno sciopero che nacque casualmente, perché Nardò è destinatario dei flussi di lavoratori stagionali sin dagli anni 90. Perché nel 2011? Perché molti di coloro i quali, di quei lavoratori che erano lì, erano stati espulsi dalle fabbriche dove lavoravano nel nord-est a seguito della crisi del 2008, e molti di loro erano sindacalizzati, e quando sono arrivati lì hanno opposto le pratiche di lotta sindacale. A seguito di quello sciopero, una cosa che è passata un po', perché si parla molto della legge del 2016, la 199, e quindi della modifica dell'articolo 603 del codice, del 603 bis del codice penale, ma fino al 2011 l'intermediazione informale di lavoro, il caporalato, era venuto con un illecito amministrativo, che era una multa irrisoria se pensate a quanto guadagni giornalmente chi specula sulla vita dei lavoratori. Bene, a seguito di quella lotta, l'intermediazione informale diventa reato penale. Poi la legge del 199 estenderà questo anche alle aziende che utilizzano il lavoro di intermediazione. E quindi, oltre allo sfruttamento, oltre a queste dinamiche all'interno delle classi di lotta, nascono dei terreni comuni. E c'è un esempio dove appunto questi spazi diventano degli spazi di incontro, no? Ne porto uno fra i tanti, perché ormai sono moltissime le realtà che in Italia lavorano su questi temi. Ce n'è una che è presente a Nardò, che si chiama Diritti a Sud. Questo cartello, a proposito di quello che si diceva prima, che dice non parlate di noi ma parlate con noi, è un cartello che fu esposto nel 2015 a Nardò, quando i lavoratori che vivono all'interno del ghetto decisero di prendere visibilità, perché Nardò, che è destinata alla provincia di Brescia e di Lecce, che è destinataria di flussi migratori almeno dagli anni 90, vive una forma di separatezza assoluta di queste persone, sono invisibili. Nel 2015 un nuovo lavoratore, Mohamed Abdullah, sui campi mentre stava lavorando, aveva 47 anni, era appena arrivato a Nardò, era il primo giorno di lavoro, tra l'altro lavorava sul campo di uno dei proprietari che è implicato all'interno del processo Sabra, ma questo diciamo forse è solo una coincidenza. Quindi, dopo la morte di Mohamed, i lavoratori si organizzano e scendono in piazza. E scendono in piazza nativi, compagni, sarebbe tutele, adesso magari suona di nuovo l'allarme, quindi dobbiamo scappare. E lì si prende la parola. Ed era interessantissimo vedere le facce delle persone di Nardò che vedevano questi lavoratori che erano stati sempre presenti in questa città stagionalmente e che non la vivevano, non andavano in centro, prendere la parola al megafono e portare avanti una lotta. Perché anche a proposito dei processi di visibilizzazione, di questa lotta ha avuto una grande visibilità Ivan Sagnini, che è stato uno dei promotori, insomma uno dei portavoce, ma in realtà lì sul territorio c'erano diversi lavoratori, e qui vedete alcuni che erano in prima linea ad organizzare i picchetti, perché poi questo facevano, si mettevano, appunto le pratiche non di lotta sindacale, si mettevano davanti a dove c'era il centro e non facevano uscire da altro per andare a lavorare. Bene, in quel momento, qui siamo proprio qualche anno dopo, siamo già nel 2015, questa diventa una visibilità che permette proprio alla gente del posto di prendere coscienza di quello che è la questione. E quindi da lì in poi nascono anche delle forme, ho visto lo schermo che sono finito, nascono anche delle forme che portano anche a sperimentare delle forme di produzione, in questo caso fanno un prodotto per la trasformazione del pomodoro in salsa che si chiama sfruttazione, completamente autogestita, auto-organizzata dalla semina alla commercializzazione fuori dai circuiti della grande distribuzione, e mostrano come si possa
come dire, creare anche un'altra narrazione e andare avanti. Concludo perché ho superato il tempo. Che cosa ci insegna questo? Ci insegna che probabilmente tutti gli interventi che si stanno pensando e pianificando per superare i ghetti, per dare una risposta, se non partono da quelle che sono le reali esigenze, se non vedono un protagonismo diretto delle persone, difficilmente riusciranno ad avere una ricaduta positiva. Anche perché gli interventi che si stanno facendo per gestire l'accoglienza dei migranti, io fra le varie sezioni di studio studio la questione dei cosiddetti campi rom, a me ricordano molto tutte le procedure che si sono utilizzate in Italia per istituire i campi rom, cioè dei luoghi di accoglienza istituzionali create dall'amministrazione, tutte di sinistra tra l'altro, quando lo introducono, perché bisognava rispettare la cultura e il presunto nomadismo di queste persone. E se oggi noi andiamo a vedere quali sono le condizioni sociali ormai delle terze e quarte generazioni che vivono all'interno di quei campi, beh, c'è da mettersi le mani nei capelli, perché i tassi di scolarizzazione sono bassissimi, la questione dell'accesso al lavoro. Quindi noi sappiamo che cosa porta, perché abbiamo altre esperienze in Italia rispetto a questo. Perché la soluzione deve essere una foresteria messa in aperta campagna, senza servizi che possa collegare, container uguale per tutti? Dove porterà questo? Probabilmente ci riporterà un po' a quello che abbiamo vissuto. Vi blocco, ma posso... Grazie mille Antonio, le relazioni sono fittissime, ma io devo mantenere la nostra tabella di marcia, ci saranno molte cose da dire sulle relazioni di Antonio, spero che ne potremo parlare alla fine prima della pausa pranzo. Ma adesso do rapidamente la parola a Irene Peano dell'Università di Lisbona, ma che dice di Germania. No? Che sta a Lisbona? Ok. Presidente della Francia. No. Semplicemente devo fare uno scala franco-parlo che tu faccia quello diretto. Okay. Allora, prego. Grazie intanto dell'invito, invece essere qui, grazie a chi appunto si è speso per l'organizzazione di questa giornata. Io in parte, ecco, diciamo, riprenderò le questioni sollevate dall'intervento precedente, perché insomma da molti altri degli interventi che mi hanno preceduta. Sono riflessioni che nascono da un lavoro questo decennale sul campo in diversi distretti dell'agroindustria italiana, in particolare il Tavoliere, appunto, la provincia di Foggia, la Piana di Gioia Tauro e in misura minore anche il comprensorio della città del Saluzzese nella provincia di Cuneo Piemonte, che è stato giustamente citato prima, perché spesso poi si tende ad appiattire questa questione, diciamo, che viene poi paralizzata come la questione del caporalato e dei ghetti, come una questione relativa al Mezzogiorno d'Italia. Così non è, cioè si tratta di fenomeni che sono assolutamente inseriti dentro un processo di, appunto, ristrutturazione delle catene del valore dell'agribusiness a livello globale. È una ricerca che, diciamo, poi insomma, negli ultimi tempi mi ha portato anche ad adottare un approccio di tipo genealogico, ecco, per, diciamo, rintracciare appunto come la storia della accumulazione originaria e della capitalizzazione dell'agricoltura sia fondamentale per comprendere ciò che avviene oggi. Quindi sono 200 anni, ecco, di storie che si ripetono in qualche modo, si stratificano e si accumulano. Oggi non credo di avere tempo di affrontare appunto questo piano genealogico. Il mio lavoro sul campo ha sempre adottato un approccio che, diciamo, parte dal presupposto che per portare avanti le forme di ricerca che non siano estrattive è necessario sostenere attivamente le rivendicazioni di chi appunto vive sulla propria pelle diverse forme di sfruttamento e di quella che viene spesso definita esclusione, che io preferisco definire inclusione differenziale, magari dopo sul tempo elaboro su questo concetto, ma in sostanza appunto proprio a partire
dal 2011, quindi dallo sciopero di Nardò che è stato già citato, soprattutto ecco, cioè, si sono sviluppate in questi territori che poi appunto sono territori legati da movimenti anche frammentari, laterali, di natura spesso stagionale, appunto, che vedono appunto persone impiegate nella raccolta di diverse culture spostarsi proprio per andare incontro alla domanda di forza lavoro nei picchi delle raccolte. E appunto poi all'interno dei, quindi, dei distretti agroindustriali, dei principali distretti agroindustriali italiani si sono formati insediamenti che appunto nel caso dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Africa subsahariana e soprattutto occidentale vengono autodefiniti ghetti, ma appunto sono luoghi, cioè esistono luoghi anche abitati da persone che provengono dall'est Europa, quindi da cittadini dell'Unione Europea, e ovviamente nei ghetti poi sempre di più si assiste anche alla presenza di persone provenienti da altre parti del mondo, penso in particolare al subcontinente indiano e al Maghreb. Poi ci sono differenziazioni a seconda dei distretti, cioè c'è una tendenza alla etnicizzazione, alla razzializzazione del lavoro agricolo stagionale, quindi appunto a seconda dei distretti ci sono profili e composizioni del lavoro distinte su questo piano, ecco. Però nei territori di cui parlo, di cui mi occupo, appunto la popolazione che per lo più vive nei grossi insediamenti cosiddetti informali proviene dai diversi paesi dell'Africa occidentale. Io volevo iniziare provando a problematizzare la dicotomia tra formale e informale innanzitutto, e farlo in prima battuta partendo da chi nei decenni scorsi si è occupato di questo tema dal punto di vista della teoria urbana, dell'urbanizzazione, penso in particolare studiosi come Anna Mia Roy, e ovviamente su un piano puramente concettuale, se vogliamo, è la pianificazione a produrre l'informalità, cioè è chiaro che appunto si può parlare di informalità soltanto nel momento in cui esiste una volontà pianificatrice, quindi da questo punto di vista non si può pensare agli insediamenti informali di qualsiasi natura essi siano come a qualche cosa di completamente avulso dal controllo della legge, ma anzi da qualche cosa che viene proprio prodotta da questo tipo di controllo in senso eccezionale, no? In senso di eccezione. E quindi a partire da questo presupposto, chi ha analizzato l'informalità l'ha fatto soprattutto nel cosiddetto sud del mondo, considerato l'informalità come una modalità dell'urbanizzazione, cioè non come un luogo, cioè non come una caratteristica attinente ad un luogo specifico, ma come a una modalità all'interno appunto di processi di urbanizzazione che non è quindi incompatibile, ma piuttosto contigua a quella del piano formale. È una logica organizzativa, un sistema di norme, ovviamente appunto non codificate a livello statutario, però che guida il processo di trasformazione appunto urbana, ecco, cioè su questo concetto poi vorrei tornare, perché appunto molto spesso i cosiddetti ghetti sono stati considerati come insediamenti rurali, in realtà io penso che anche la dicotomia tra urbano e rurale debba essere problematizzata come appunto lo è stata negli ultimi decenni da diverse studiose e studiosi. Quindi appunto l'informalità in questo senso è considerata come una serie di transazioni che connette economie e spazi diversi uno all'altro,
infondendo una sorta di costante negoziabilità del valore e una demappatura costante dello spazio. Esiste quindi un continuo, una gamma di possibilità tra il legale e l'illegale, che è anche una gamma di realtà che dire mutevoli nel tempo, ecco, anche questo poi insomma andrò a particolarlo in relazione agli esempi che vengono dalla mia esperienza diretta. Un'altra cosa interessante per riallacciarmi sempre alla questione della distinzione tra l'urbano e il rurale è che chi appunto analizza i nuovi fenomeni di informalità abitativa, sempre appunto nel cosiddetto sud del mondo, nota appunto come l'interfaccia tra l'urbano e il rurale sia il luogo privilegiato dell'informalità dell'abitare contemporaneo, no? Pensiamo per esempio ai cosiddetti desakota, che sono le città campagna indonesiane, no? Che sono degli esempi primari appunto dei nuovi slum, diciamo. E però appunto quello che mi sembra mancare è proprio uno sguardo che sia, se vogliamo, postcoloniale, no? Rispetto a tutto questo, cioè che metta, cioè che problematizzi anche, diciamo, la distinzione tra il nord e il sud del mondo, perché quello di cui stiamo parlando oggi appunto sono slum, sono baraccopoli che appunto formalmente appartengono, diciamo, a spazi che sono considerati come il nord globale o comunque la frontiera del nord globale, se vogliamo, e però appunto in realtà insomma chi oggi parla di geografie urbane parla appunto anche di un'esplosione della distinzione tra nord e sud, no? Quindi e mi sembra che i ghetti oggi ci portino in questa direzione. Quindi nella pratica, parlando degli insediamenti cosiddetti informali di cui ci stiamo occupando oggi, innanzitutto ovviamente sono dispositivi di natura anche legale che li hanno, come diceva anche Antonio prima, che li hanno determinati. Cioè, ovviamente le leggi sull'immigrazione sono uno dei principali colpevoli di tutto questo, perché sono gli strumenti della irregolarizzazione, no? Quindi sono gli strumenti che poi spingono le persone a doversi cercare delle alternative abitative al di fuori del, diciamo, mercato immobiliare formale, perché ovviamente senza un documento non è possibile affittare una casa. Ovviamente ci sono anche altri dispositivi, cioè anche chi poi è regolare nel possesso di un permesso di soggiorno spesso non, soprattutto se diciamo palesemente straniero, no? Quindi africano per esempio, non riesce ad affittare una casa perché vige il pregiudizio. E ovviamente, diciamo, anche le condizioni di ipersfruttamento lavorativo che ovviamente a cui sono soggetti non solo le persone che sono sprovviste di documenti, ma anche quelle che i documenti ce li hanno, determinano una minore capacità, diciamo, disponibilità economica, e quindi la necessità di trovare delle soluzioni meno onerose. E però ovviamente appunto poi questi luoghi sono anche dei luoghi in cui si trova facilmente lavoro, ci sono degli hub di reclutamento della forza lavoro agricola, quindi ovviamente vivere in un ghetto significa anche poter accedere al mercato del lavoro agricolo. Poi ovviamente appunto spero di riuscire a parlarne dopo, c'è una spinta anche, non si può ridurre diciamo la condizione di chi vive in un ghetto a una semplice ragione di necessità economica, c'è anche una dimensione, come dire, soggettiva che è emersa più volte, cioè perché spesso il ghetto è un'alternativa più desiderabile rispetto all'accoglienza cosiddetta formale. E poi appunto sono luoghi in cui, diciamo, prolifera un'economia di varia natura, no? Ci sono appunto
piccole città in qualche modo, dove si offrono diversi servizi anche riproduttivi, appunto il lavoro sessuale di cura, insomma un'economia di base, ecco, come alcuni dicono mancano solo le banche nei ghetti o i Western Union. Quindi ecco, c'è una prima dimensione appunto di problematizzazione della distinzione riguarda il modo in cui la legge in qualche modo sì, le disposizioni giuridiche creano l'informalità, ma ci sono anche ragioni, se vogliamo, empiriche più stringenti, penso ai casi, già al caso già citato del ghetto adiacente al CAR di Borgo Mezzanone, CAR che è tuttora in funzione, insomma ci sono ora persone sbarcate in Italia nell'autunno scorso che tutt'oggi vivono dentro al centro di accoglienza per richiedenti asilo, centro di accoglienza che è stato, diciamo, progressivamente formalizzato nei primi anni 2000 che inizialmente accoglieva, è stato pensato una pista di aerei creata durante la Seconda Guerra Mondiale, che poi è stata abbandonata, e accoglieva inizialmente roulotte per i profughi kosovari, si è progressivamente strutturata fino a quando, diciamo, è stata creata una recinzione che ha di fatto escluso una parte delle strutture che erano state costruite per i richiedenti asilo, e quindi ha reso, diciamo, di fatto illegale ciò che, cioè il Ministero dell'Interno ha reso di fatto illegale ciò che esso stesso aveva creato. E ci sono poi, insomma, ci sono stati vari tentativi negli anni di sparsi di questa parte illegalizzata del centro del ghetto, che hanno incontrato la resistenza attiva dei suoi abitanti, anche di alcuni solidali. Penso anche al grande complesso di tendopoli diventate baraccopoli della piana di Gioia Tauro, in particolare della zona industriale di San Ferdinando, retroporto di Gioia Tauro, anche questa appunto terra di nessuno, costruita con i fondi della Cassa del Mezzogiorno e poi abbandonata, dove appunto si è creato questo circuito di campi, cioè soprattutto tendopoli, poi abbandonate al loro destino, che sono diventate delle baraccopoli, sono state poi ripetutamente sgomberate e ricostruite, diciamo è un circolo vizioso che va avanti in questo caso dall'inverno del 2012-2013, ecco. Penso anche a un luogo che si trova alla periferia di San Severo, che è cosiddetta l'Arena, che è stato il luogo deputato ad accogliere chi era stato sgomberato nel 2017 dal granghetto di Rignano, uno sgombero che è già stato citato. Anche qui una palazzina che, diciamo, ha avuto vari usi negli anni, che più recentemente è stata destinata ad essere una caserma della Guardia di Finanza, e contestualmente a questo progetto di ennesima riqualificazione, se così la vogliamo chiamare, i suoi abitanti sono stati invitati ad andarsene, anche qui, anche perché, diciamo, l'ente gestore a un certo punto ha, diciamo, semplicemente abbandonato la nave. Anche qui c'è stata una resistenza delle persone direttamente coinvolte, e ad oggi, insomma, rimangono gli abitanti dell'Arena rimangono all'Arena, ecco, e speriamo non vengano cacciati. Si tratta, tra l'altro, appunto, per una volta di una struttura in muratura e non di un, diciamo, un campo container o una tendopoli. Devo andare molto veloce. Ovviamente anche negli insediamenti cosiddetti informali, cioè anche nei ghetti puri, se così si può dire, ci sono interventi istituzionali di varia natura, infrastrutturali, di servizi sia forniti sia da, appunto, l'azienda sanitaria locale, ad esempio, le organizzazioni del terzo settore.
diciamo, questo è un altro sintomo di quanto sia poi difficile individuare il confine tra che cosa è formale e che cosa non lo è. Ovviamente però appunto esiste, cioè, diciamo, quello che interessa, credo, rispetto all'informalità che è venuto fuori più volte durante questi due giorni, è proprio il fatto che appunto ci sia in questi luoghi una maggiore, diciamo, possibilità di autonomia e di autodeterminazione, tant'è che appunto, diciamo, è a partire da questi luoghi che si sono organizzati, cioè a partire diciamo, dalla dimensione informale, se non altro, di questi luoghi che si sono creati negli anni forme di auto-organizzazione e di resistenza e sono appunto, diciamo, la rivendicazione chiave che è venuta fuori da questi luoghi negli anni è stata senz'altro quella della regolarità giuridica, della regolarizzazione, della, appunto, dei permessi di soggiorno per tutti, ecco. Io penso che, diciamo, sia necessario partire da qui nel ragionare anche sulla questione di quale accoglienza, cioè la domanda per me di fondo rimane: perché le persone devono essere costrette, già questo è venuto fuori anche ieri, ad attraversare il deserto, a rischiare la detenzione, la tortura, lo stupro e la morte diverse volte per poter arrivare in Europa e poi essere costrette dentro un circuito altamente disciplinante e altamente, appunto, paternalista, che le sospende in un limbo per anni, quando appunto potrebbero, ecco, entrare con dei meccanismi regolari. Quindi l'accoglienza, diciamo, in qualche modo, se non altro, cambierebbe completamente di volto, no? Cioè, e forse diverrebbe anche, come dire, superflua in qualche modo. Quindi, e questo, ripeto, cioè, viene secondo me dalle istanze dei diretti e delle dirette interessate che in questi anni hanno appunto rivendicato anche da dentro i centri d'accoglienza, insomma, proprio un diverso trattamento rispetto appunto al governo della mobilità e delle migrazioni. Ovviamente, appunto, già menzionato in parte la resistenza agli sgomberi, che è stata un'altra sicuramente delle grandi battaglie avvenute in diversi insediamenti informali in Italia in questi anni, che è ovviamente una rivendicazione di autonomia, è stato già detto appunto più volte, e ovviamente si tratta ancora una volta, cioè, di luoghi in cui come dire, cioè, è possibile costruirsi, ovviamente con tutte le difficoltà e i rischi del caso, perché sono luoghi in cui si muore e si rischia la vita, soprattutto per gli incendi, ecco, però in cui è possibile intessere relazioni, sicuramente ci sono diciamo, gerarchie e relazioni di potere, ma anche forme di mutualità e di cura, che sono quelle a partire dalle quali poi appunto è stato possibile costruire dei percorsi di auto-organizzazione. Grazie. Quelli che potrebbero essere definiti dei
tentativi di naturalizzazione delle condizioni abitative, sociali, economiche, che si riflettono poi negli interventi, nei piani, nei programmi emergenziali, nei politiche urbani, migratori, eccetera. E dall'altra parte invece quelli che sono dei gesti, più propriamente dei gesti forse, di ripoliticizzazione, che invece sono il risultato delle azioni messe in atto dai soggetti destinatari di questi interventi. Per farlo vorrei parlarvi di due casi ambientati tutti e due in Sicilia, sebbene facciano parte di due ricerche di campo diverse. Il primo è ambientato a Messina, la città di Messina, che è la città dove abito, e il secondo invece è ambientato a Capobello di Mazara, nella provincia di Taranto, quindi stiamo in Sicilia, orientale e occidentale. E sono due progetti diversi perché il primo si interrogava, diciamo, si poneva una domanda, il titolo era dopo l'accoglienza, cioè dire dove vanno, cosa fanno le persone una volta terminato il percorso di accoglienza. Bene. Il secondo progetto invece fa parte di un PRIN, migrazioni, forme di appaesamento, spaesamento e nesso tra rituali e migrazioni nell'Italia meridionale. E in questo caso invece, proprio perché partivo insomma da esperienze pregresse nel campo del lavoro agricolo e perché conoscevo un po' questa situazione tramite un'amica e collega, appunto Martina Locasci, che si occupa da diversi anni di questo territorio, conoscevo appunto di questa festa, la festa del Magal, che è la festa appunto dei celebrata dai senegalesi appartenenti alla confraternita Mourid, e siccome sono in tanti senegalesi appartenenti a questa confraternita che vivono all'interno di un insediamento informale, di un cosiddetto ghetto appunto nella provincia di Campi di Trapani, ho pensato di concentrarmi su nesso rituali e migrazioni a partire da una festa celebrata all'interno di questo spazio specifico, che si trova tra Campobello e Castelvetrano. Questa collocazione, in realtà, queste coordinate che vi sto dando non sono più quelle, diciamo, il ghetto che ancora esiste, non esiste più. Quindi perché? Perché la notte del 30 settembre del 2021 è andato, a causa di un incendio provocato da un generatore, un uomo, un lavoratore senegalese, è morto, Omar Bandè, e tutti gli altri evidentemente hanno perso le loro, le baracche in cui vivevano, ma anche i documenti, insomma, i loro effetti personali e tutto. Però io vi parlerò di un caso che è avvenuto il giorno della festa del Magal 2021, quindi il 26 settembre 2021, a pochi giorni prima, diciamo, dell'incendio. Giusto due note sui contesti e anche metodologiche. Allora, per quanto riguarda il contesto di Messina, il gruppo che ho, in qualche modo, con cui ho interagito nella mia ricerca di campo, è un gruppo piuttosto ristretto, omogeneo, composto da persone di nazionalità, cittadini di nazionalità nigeriana. L'occasione, diciamo, di cominciare questa ricerca e di seguire in qualche modo le traiettorie geografiche e biografiche di questo gruppo è nata simultaneamente l'abitudine di frequentare un contesto che era quello appunto la Dunamis Church of Messina, che è una chiesa pentecostale, è più o meno un luogo di culto non troppo formalizzato e istituzionalizzato, però comunque dove la domenica si ritrovano insomma le persone che aderiscono a questa Dunamis Church. I lavoratori che io ho incontrato, che incontravo la domenica durante le funzioni, diciamo, religiose, per così dire, durante la settimana lavoravano e continuavano a lavorare come questo antilavavetri di fronte ai supermercati, negozi alimentari, ma anche nelle principali arterie cittadine. E quindi io ho cominciato a seguire queste persone a partire proprio dalla frequentazione di questa chiesa e poi nei mesi a venire durante la settimana. Per quanto riguarda invece il campo di Campobello di Mazara, l'occasione è nata appunto grazie, ho seguito un gruppo di attivisti solidali, composto da braccianti ma anche da persone, insomma, del luogo, compagni e compagni che in quel territorio da anni, insomma, lavorano e prestano, danno supporto alle sindacali, soprattutto forse rispetto ad altro, in quel contesto. Lì il contesto, diciamo, è simile a quello di molti altri distretti agricoli che puntellano nel nord e nel sud Italia, è stagionale forse più di altri, e la raccolta dura da settembre a dicembre, si raccolgono le olive da tavola, e in quel contesto appunto i primi ad arrivare sono stati i senegalesi, successivamente poi invece al gruppo si è unita anche una componente nazionale di persone provenienti dal Gambia, e poi esistono anche gruppi un po' più piccolini del Nord Africa, ma anche da altri paesi dell'Africa occidentale.
Quindi diciamo parliamo di due contesti diversi, uno urbano e uno rurale, ma forse perché anch'io ho in mente il fatto che non esista una distinzione netta tra queste due dimensioni. Quindi due contesti diversi, di lavoratore informale nel primo caso potremmo dire appartenenti insomma un po' alla street economy, cioè nel senso di gente che lavora per strada, che vive per strada. In un altro caso invece parliamo di un insegnamento informale, di un ghetto posizionato, insomma collocato in campagna, ma anche non troppo distante dalla città. Per cui due contesti che apparentemente sembrano diversi, che però mettono in scena, secondo me mostrano, esibiscono in qualche modo dei, non soltanto dei punti in comune, ma come dire, dei punti in comune rispetto a come si comportano le istituzioni. Stamattina Enrico diceva come pensano le istituzioni, e un po' anche questa è la domanda che mi sono fatta, che mi sono posta io. Perché seppur diversi, secondo me hanno una comunanza questi due casi, che è data dalla capacità di ribaltare le posizioni, ma soprattutto le soluzioni offerte dalle istituzioni, facendo spazio, proprio il caso di Dito, a una lettura dell'abitare informale che capovolge i significati che il senso comune generalmente tende ad attribuire, ad associare al vivere in strada o all'interno di un ghetto. Ma soprattutto queste letture, diciamo, formulate dai diretti interessati, tendono a far venire allo scoperto dei legami, degli elementi che normalmente tengono a rimanere nascosti. Primo fra tutto questo legame, questo nesso tra l'abitare e il lavoro informale, in che termini? È un legame che io per esempio avevo già visto quando ho fatto ricerca nella provincia di Ragusa, sempre tra i braccianti, diciamo, delle sede in quel caso, un contesto completamente diverso, non vi sto qui a dire, però questo legame era molto forte e vi spiego in che cosa consisteva, cioè a dire nella costruzione del prezzo del lavoro, che è una costruzione quindi che non si basa sui contratti collettivi nazionali, ma è assolutamente arbitraria, informale, e su questa costruzione del prezzo del lavoro uno degli indicatori importanti per i datori di lavoro erano le condizioni abitative. Cioè a dire, faccio un esempio schematico, e perché lo faccio anche? Perché secondo me un'altra cosa da cui dobbiamo smarcarci in tutte queste distinzioni di cui abbiamo parlato è anche questa differenza forse un po' troppo marcata fra migranti appunto economici e migranti forzati, proprio perché nel 2012-13 forse abbiamo visto quello che continuiamo a vedere oggi, eppure non si parlava di migrazioni forzate, ma erano appunto oggi li chiameremo migranti economici, volontari, insomma. Scegliete voi. In quel caso, quindi, ai lavoratori tunisini, i datori di lavoro corrispondevano delle cifre più alte perché i lavoratori tunisini vivevano in centro città e affittavano la casa e dovevano quindi corrispondere a tutta una serie di spese. Le lavoratrici, in questo caso sono i lavoratori rumeni, che vivevano invece collocati dai datori di lavoro, non per scelta ovviamente, all'interno diciamo, dei luoghi di lavoro a ridosso delle baracche che non dovevano sostenere quindi secondo i datori di lavoro e quei criteri sulla base dei quali stabiliscono il costo del lavoro informale, quindi vivevano a ridosso delle sere, devono essere pagati ancora meno. Cosa succede quando arrivano i migranti asilo? Bene, quelli che stanno facendo di accoglienza, quindi gli diamo ancora meno, ma ci sono le testimonianze, cioè, quindi gli diamo ancora meno. Per così dire, potremmo dimmi dove abiti e ti dirò con più di pari. Cioè questo è sostanzialmente il meccanismo del, in questo senso, il nesso tra l'abitare, che è informale, e i luoghi di lavoro e la costruzione del prezzo di lavoro. Ma quindi diciamo che fa riferimento, come dire, oggi farò riferimento a una cornice teorica che chiaramente tutti voi conoscete, anche perché la quantità di ricerche su questi temi, che è quella delle politiche, delle pratiche emergenziali, questa grossa ombrello, diciamo, in cui tutti abbiamo, ci siamo riparati forse troppo. Comunque, nell'utilizzo appunto, mettono in scena che cosa tutte queste ricerche, diciamo così? Una naturale torniamo ai processi di naturalizzazione, predisposizione dello Stato alla produzione di emergenze. Con il termine naturale, questo termine serve, giova a comprendere in che modo la naturalizzazione di pratiche istituzionali volte, non si capisce bene se a fronteggiare o a produrre altre emergenze, giova più che altro a fare che cosa? A rendere impolitici, a depoliticizzare, perché naturalizzare e politicizzare appunto stanno agli antipodi, questi sì, tanto gli esiti di queste pratiche, tanto le azioni messe in atto che non sono più politiche, proprio perché ci muoviamo nel terreno del naturale sostanzialmente, no? E quindi a prescindere poi dalle specificità del terreno, del progetto, diciamo, delle azioni, degli interventi statali, penso ai risanamenti di quartieri considerati degradati,
penso alle politiche migratorie, penso all'inglobamento, diciamo, di masse di disoccupati all'interno di quell'ideologia neoliberale del mercato del lavoro, di cui hai parlato anche tu, Elena. I tentativi sono tutti tentativi dello Stato di fare che cosa, sostanzialmente, cosa hanno in comune queste cose? Di naturalizzare le cause, che sono la radice delle disuguaglianze, al punto da farle sembrare inestinguibili, di individualizzare le condizioni delle disparità economiche, di responsabilizzare gli individui, ovviamente per deresponsabilizzare le istituzioni, e di dividere la popolazione in buoni e cattivi cittadini e ovviamente in buoni e cattivi migranti e tutte le distinzioni che sappiamo. Tutte queste azioni hanno in comune l'obiettivo di sgomberare il campo di intervento da che cosa? Dalla dimensione politica e sociale. Cioè dire, tanto l'ideologia, per esempio, del decoro, che vedremo nel caso che adesso vi mostrerò di Messina, no? Quanto le politiche e gli interventi statali volti a contrastare l'emergenza abitativa dei migranti, dei braccianti, scusate, puntano sostanzialmente a invisibilizzare le differenze sociali e di classe e la dimensione strutturale di queste. E quindi il caso di Messina è per questo processo di negoziazione che nasce tra i lavoratori informali, street workers e le autorità locali, nasce perché, probabilmente lo conoscete, perché lo conosce tutta Italia, purtroppo a un certo punto il sindaco di Messina, Catero De Luca, decide di fare un'ordinanza sindacale che fa ridere già di per se stesso, perché non so se conosce Messina, però al fine di tutelare il patrimonio culturale e ambientale. Cioè, dire, è una città in cui insistono insediamenti, cioè baraccopoli all'interno dei principali quartieri cittadini, quindi al fine di tutelare il patrimonio del dove il dissesto idrogeologico ha ucciso centinaia di persone, l'ambiente, la sicurezza e la tutela però dipende da chi? Dipende da quei poveracci che vanno a pulire i semafori verdi, eccetera. E quindi vieta con questo rinnovo. Questa cosa, queste attività, perché sono di intraccio. E il provvedimento ovviamente era diretto a tutti, come dire, gli abitanti delle strade, gli abitanti delle strade, ambulanti, sex workers, senza dimora, eccetera, ma evidentemente chi rimane più colpito da questa ordinanza è questo gruppo di cittadini, di uomini, lavoratori informali nigeriani, che mi contattano proprio perché ci frequentavamo, ormai avevamo delle relazioni, insomma, erano già avviate relazioni etnografiche, proprio perché frequentavo la chiesa, e cominciamo a fare delle assemblee, delle riunioni aperte, a cui piano piano si aggiungono altri antirazzisti del luogo, comunque loro decidono di scrivere una lettera aperta in cui fanno sostanzialmente, dicono questo, e vi dico perché al di là delle cose banali potremmo dire, no? Loro dicono: accostarsi ai semafori, ai supermercati non è una scelta, è una necessità. Pensavamo di venire qui, di studiare, di lavorare, di inserirci nel mercato del lavoro. Tutti questi propositi, vado veloce, sono stati andati poi in frantumi perché il mercato del lavoro non lo consente, eccetera. Rimanere regolari però, lo dico, per noi è essenziale, quindi anche lavorare come lavaperi e anche acquistarci delle residenze, no? Perché la residenza, si diceva oggi, è reale, ma in che senso? A volte le dichiarazioni di ospitalità, come sappiamo, vengono acquistate, c'è cioè un mercato delle residenze, delle dichiarazioni di ospitalità che serve al rinnovo del permesso di soggiorno e a rimanere regolari sul territorio, giustamente. E quindi però loro che cosa fanno su questo? Si firmano la comunità nigeriana di Messina. Ovviamente si è discusso con loro di questa cosa, perché la comunità nigeriana di Messina? E loro ce l'hanno spiegato molto bene. E sostanzialmente loro dicono questo, come più volte ribadiscono, l'incontro ha spinto loro a firmarsi e autodefinirsi mediante l'uso del termine comunità nigeriana, perché per l'esigenza di distinguersi dagli altri gruppi nazionali presenti sul territorio, principalmente in quel territorio, srilanchesi e filippini, perché detta dai cittadini nigeriani, nei confronti di questi altri gruppi non verrebbero messe in atto forme e pratiche di discriminazione sociolavorativa e godrebbero di un discreto riconoscimento sociale attestato dall'inserimento nel settore del lavoro domestico e di cura. Questo che cosa vuol dire? Il lavoro domestico va benissimo, io non entrerò minimamente nelle problematiche del lavoro domestico, ma osservate in questi termini, la posta in gioco della negoziazione avviata dal gruppo dei lavoratori assume una
consistenza politica molto più complessa. Cioè, non è, cioè sostanzialmente esibisce il carattere fortemente discriminatorio del mercato del lavoro, dal quale loro vengono oggettivamente esclusi, capovolgendo quindi il punto di osservazione, guardando alle cause e non agli esiti. Che cosa fanno? Mettono in connessione i meccanismi di razzializzazione del mercato del lavoro, per cui noi sappiamo che loro lavorano nel settore domestico, con gli altri invece ne vengono esclusi, eccetera, eccetera, con la produzione di un ordine dello spazio urbano razzializzato, cioè loro sostanzialmente, laddove il meccanismo dell'ideologia del lavoro, l'ideologia neoliberale tende a semplificare, a far scomparire la dimensione del mondo sociale, rendendo quelli colpevoli delle condizioni in cui vivono, loro ribaltano completamente la prospettiva e fanno, ripoliticizzano lo sguardo di chi sta lì e dice no, ma le questioni della razzializzazione del mercato del lavoro che producono e si riflettono poi negli attraversamenti dello spazio, dove li mettiamo? Per quanto riguarda, vado veloce, nel caso di Campobello e di Mazzara, che è un caso appunto, una situazione completamente diversa, ne parleremo dopo se abbiamo troppo tempo, che cosa succede? Io partecipo a delle riunioni tra le autorità locali e i datori di lavoro, e ancora il ghetto doveva, è il ghetto diciamo pre-incendio. Che cosa succede? Il Covid, il Green Pass, quindi le autorità locali erano preoccupate che questi avevano Green Pass e non potevano andare a raccogliere le olive, poi dove abitassero, in che condizioni, igienico, sanitario, il Covid per loro praticamente non c'era. Quindi fare una serie di riunioni il sindaco con i datori di lavoro, alcuni, un gruppo, una decina, e dice guardate, noi vi assicuriamo che per l'anno prossimo divideremo il gruppo dei lavoratori e dei braccianti in due campi. Ciascuno della capienza di 150 persone, quindi cifre irrisorie, però per quest'anno è andata così, la raccolta deve partire, loro devono cominciare a lavorare, immaginiamoci dopo 20 giorni il ghetto va un po' muore un uomo, quindi evidentemente la raccolta deve partire, forse andava programmato appunto rispetto alle emergenze che invece non si programmano in questo senso mai. I datori di lavoro, appunto, come diceva poco fa Irene, sostengono di aver cercato per conto dei datori di lavoro delle case, ma che ai neri non si affitta e quindi che vanno incontro. Un uomo, una stante, presente a questa riunione, dice una cosa molto simpatica. Dice, ma voi che pensate di fare? Chisti sono un paese, vuol dire sono un paese, che non è semplicemente dire, guarda, sono tanti. Innanzitutto dice una cosa che direbbero soldi, ma certo, dice questo è un fatto paese dentro questo ghetto, voi non potete fare una città, non potete pensare di sgomberarli dall'oggi al domani e soprattutto di risolvere la questione abitativa in questo modo, perché chiaramente in questi due campi istituzionali della capienza di 150 persone non li risolverete mai. Ma il sindaco invitato alla festa del Magallo dai lavoratori il 26 settembre va dai lavoratori con la fascia tricolore, si presenta per la prima volta, il sindaco di Campobello di Mazzara fa ingresso in un luogo di insediamento informale e dice ragazzi scusatemi, per quest'anno la raccolta deve partire, un altro anno vi dividiamo in due gruppi eccetera. Loro ascoltano, quando il sindaco va via finito. Si riuniscono, fanno un'assemblea, dopodiché comunicano, noi presenti, eravamo presenti alla festa come partecipanti insomma alla festa, e ci dicono abbiamo intenzione di scrivere una lettera anche loro, quindi i due casi per questo li ho messi in connessione, al di là di tutti gli altri elementi in comune, anche loro scrivono una lettera e dicono una cosa per me subito, insomma, che è una minuzia, probabilmente per me è una minuzia, però per loro non lo è, e secondo me ci fa riflettere anche appunto su questo nesso. Dicono non vogliamo, siamo contrari a qualsiasi campo, e poi dicono perché significherebbe l'esclusione di molti di noi, perché questi campi ovviamente che ci va la gente con documenti, no? È la divisione dei lavoratori e quindi un maggiore potere contrattuale ai datori di lavoro che potrebbero giocare al ribasso sulla nostra divisione, cioè a dire fin quando noi restiamo uniti dentro il ghetto, noi il potere contrattuale di decidere che a cassetta, perché in questo caso vengono pagati a cottimo, vogliamo 4 euro, ce l'abbiamo. Se ci dividete, significa che il datore di lavoro farà a quelli che stanno in quel campo una cifra, a quelli che stanno in quell'altro campo un'altra cifra. E vedete bene che a noi ci sembrerà, voglio dire anche etnograficamente, non mi rendo conto, ma stupidaggine, però io volevo appunto oggi, attraverso i racconti, le lettere, le rivendicazioni, le negoziazioni dei lavoratori, perché in questo caso sono lavoratori, non è gente che deve stare in accoglienza, è gente che lavora.
perché dovrebbe potersi affittare una casa, dovrebbe poter fare tante cose che sappiamo bene non sto per dire. Però a me sembra, no? E dice, se non ci volete aiutare, abbiamo capito, loro dicono i datori di lavoro, almeno pagateci 5 euro a cassetta, che fondamentalmente è, insomma, è pochissimo. Quindi loro mettono in risalto, così come i lavoratori, diciamo, questo anti, i lavoratori di Messina, mettono in scena questo ribaltamento, e dicono no, attenzione, noi fate presenti i meccanismi di razionalizzazione del mercato del lavoro e poi casomai vi occupate di noi che siamo in strada. In questo caso però vi dico, se voi ci dividete e quindi ci distinguete, noi non abbiamo più il controllo sul prezzo del lavoro, sul prezzo del lavoro che viene stabilito su criteri che sono assolutamente arbitrari, che può essere la pulizia, la velocità del lavoratore, se è donna o uomo, quindi il genere, e l'età, tutta una serie, la nazionalità ovviamente, e tutta una serie di cose. Per cui, secondo me, questi due casi mostrano intanto che le forme abitative informali contribuiscono all'economia nazionale, dal momento che forniscono una soluzione ai problemi che le istituzioni, ma anche i privati, abbiamo visto, non riescono a risolvere, se non nei termini di quella che in altri contesti è definito un'accoglienza senza fine. Cioè a dire, la predisposizione di bandi, progetti che non contemplano l'autonomia di queste persone, che non li considerano lavoratori e lavoratrici, ma sempre solo ospiti, persone da accogliere nei centri e non nei territori. Stamattina Ermina faceva una domanda, quando inizia l'accoglienza? Io voglio chiudere facendo un altro, quando finisce l'accoglienza nella vita di queste persone? Uniti siamo tutto, divisi siamo canali. Io ho lo speech. Siamo tutti telepatici, veloce anche tu? No, io sono il sindacato prima. No, va bene, grazie, bellissimi questi racconti, anche la stagione dei sindaci sceriffo, sembra essere quella di moda. Messina, 10 anni fa parlavamo delle stesse cose. So. Anche a Firenze. Anche a Firenze. Va bene, ci abbiamo alla conclusione, come direbbero i Monty Python, è ora qualcosa di completamente diverso, perché Francesco Marchini dell'Università del Galles del Sud ci mostrerà il suo lavoro, che diciamo, è visuale, anziché no, è una combinazione di visuale e ricerca etnografica. È bravissimo Alessandro, che spegne le luci, sincronizzato tutto, le nostre relazioni sono sparite, ma eccole là. Va bene, io le foto le vedo di qua. Vai, Francesco. Grazie, ci provo. Si sente? Sì. Grazie per l'invito, professor Pantano, questo giudizio. Io è la prima volta che mi trovo a presentare questo progetto in Italia, perché in realtà questo progetto è un progetto fotografico. Io un progetto di ricerca fotografica che ho portato avanti per 2 anni all'Università appunto del Sud del Galles a Cardiff, ho studiato per 2 anni un master di documenti fotografici. Dunque io prima di ho pensato di dividere la mia presentazione in due, nel senso nei primi 10 minuti volevo darvi un attimo una panoramica delle ricerche che ho fatto, mentre gli ultimi 5 minuti avevo una slide con le foto del progetto. E questo è un motivo ben semplice, perché in questi 2 anni in Inghilterra ho provato a portare avanti un progetto appunto di ricerca che sicuramente è fotografico, come vedete, ma in realtà utilizza anche altri, diciamo, altri media, in particolare i test. Mi permetto subito di dire che non è un progetto fotogiornalistico, nel senso che il master che ho fatto è in Inghilterra, c'è una situazione ben precisa, anche dentro la stessa accademia, quello che è il fotogiornalismo e quello che invece è la produzione di un documento visivo, anche con altri testi. Dunque, quello che vedete è una delle presentazioni, specialmente in questo contesto è Borgo Mezzanoni, questa è la pista, la famosa pista di Borgo Mezzanoni, che si accennava anche prima. Io per 2 anni ho dall'Inghilterra ho fatto su e giù e ho avuto la possibilità di visitare gli insegnamenti informali di Borgo Mezzanoni per 7 volte in quel
in questi due anni. Mi permetto anche di dire che questo progetto in realtà coglie, diciamo ieri sera, questo progetto coglie un momento particolare per la storia di Borgo Mezzanone, perché io l'ho iniziato nel 2019, che è stata la mia volta in cui sono andato a Borgo Mezzanone. Ma Borgo Mezzanone, adesso vi faccio vedere a breve, ha una storia in realtà molto 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 più lunga, come anche appunto già stato accennato. In particolare, diciamo, il mio progetto di ricerca è un progetto che, è come se diventa quello che si diceva prima, non guarda tanto al tempo della migrazione quanto guarda allo spazio della migrazione. In particolare è un progetto sullo spazio, quindi sullo spazio di Borgo Mezzanone, ma non solo, anche su quello che circonda Borgo Mezzanone. E in questo progetto io, diciamo, ho provato a rappresentare visivamente quelle che sono le varie dinamiche, non soltanto storiche, che si sono intrecciate su questa pista. E sono partito un po' da lontano, mi rendo conto, ma immagino, insomma, se era sconosciuto, Borgo Mezzanone non è altro che, insomma, diciamo, nel Novecento, Borgo Mezzanone, nella seconda metà del Novecento, Borgo Mezzanone non era altro che una delle tantissime piste informatiche allontanate nel contesto della seconda guerra mondiale. Si calcola che nella sola provincia di Foggia esistevano circa un centinaio di queste piste informatiche, che erano fondamentalmente tirate su da monattieri, cioè da strade non asfaltate, che poi appunto venivano asfaltate più o meno, e sulle quali c'è stata una grandissima presenza militare. Dico così di sfuggita che io ho iniziato proprio dalla ricerca sul contesto di Foggia come un centro, diciamo, di strategico geopolitico, cosa che Foggia effettivamente è. Questi sono materiali d'archivio che mostrano un po' di cose. E qua sotto c'è la foto del bombardamento dell'aeroporto di Mendola, e a sinistra c'è il bombardamento di Foggia del 43. In alto c'è una serie di indicazioni su quelli che hanno le presenze particolari statunitensi e anglosassoni sul territorio. E appunto fare ricerca in Inghilterra non è stato veramente semplice. Devo dire che il primo report che ho avuto la fortuna di trovare è stato proprio quello del professor Panarate, quindi io sono andato sicuramente alla ricerca appunto di dati, come si diceva prima, di dati, di osservatori, di ricerche, per iniziare a strutturare appunto un discorso proprio di ricerca all'interno di questo stesso spazio. Ma anche, diciamo, che dall'Inghilterra, insomma, qualcosa è uscito fuori. In particolare a destra c'è la stessa foto dell'aeroporto di Amendola che avete visto prima, ma fatto un po' meglio. In particolare questi sono gli archivi Bradford della seconda guerra mondiale e la pubblicazione che sono riuscito a ottenere appunto. Sulla sinistra vedete una lista di tutti quelli che sono gli aeroporti, appunto queste piste informali, in particolare qua questo report è fatto nell'ambito della storia militare britannica, ma come vedete ci sono anche appunto le presenze statunitensi. Quindi l'idea che non soltanto Foggia fosse un centro geopolitico abbastanza importante, ma l'idea che proprio lo spazio si fosse sviluppato a partire da tutta una serie di dinamiche militari è stato per me molto, molto importante. E, è stato già accennato, Borgo Mezzanone appunto ha questa storia molto molto particolare, per cui fino alla seconda guerra mondiale, diciamo, c'è un periodo di stallo, fino a quando arriviamo appunto alla guerra del Kosovo, quando Borgo Mezzanone fondamentalmente viene in questo senso riattivata come un sito di nuovo di strategico militare. In particolare Borgo Mezzanone nell'ambito della guerra del Kosovo e diventò una specie di pista sorella, o comunque di centro logistico minore rispetto a quello di Amendola in particolare. E c'è da dire che ancora a questo livello mi sembra, insomma, di certo che ho fatto, che in realtà anche dal punto di vista linguistico c'è un problema, nel senso che questa pista informale di Borgo Mezzanone in realtà, al di là della disparità, ma dei documenti, la scarsità, ecco, dei documenti,
quello che viene fuori anche dal punto di vista di questo è che non c'è nemmeno una chiarezza su quello che è appunto il nome. Come vedete in questa scheda a sinistra che io ho riportato dalle ricerche che ho fatto, addirittura ancora si chiama Orta Nova, quindi viene c'è una sorta di posso dire di ambiguità che rende tutto ancora più misterioso. Adesso provo a fare la fine del video che in realtà cattura il momento storico in cui vi dicevo l'aeroporto di Amendola e l'aeroporto di Orta Nova in questo caso si trovano in un rapporto specifico. Provo a questo inficia tutta la ricetta, chiedo scusa che forse dobbiamo fare non è particolarmente un video particolarmente interessante, però è un video degli archivi dell'Associated Press che hanno, devo dire, un archivio abbastanza importante, specialmente per quanto riguarda la presenza della NATO in Italia. Dovrebbero arrivare l'8 novembre i primi due F-35 dell'aeronautica militare italiana assegnati al 32° stormo con base alla Vendola. L'F-35 è il nuovo aereo da caccia di quinta generazione che combina la più avanzata tecnologia Stealth a bassa osservabilità con la velocità e l'agilità di manovre tipiche di caccia. 90 degli F-35 sono stati acquistati dall'Italia, 75 destinati all'aeronautica militare, mentre altri 15 andranno alla Marina. Gli F-35 che andranno a sostituire gradualmente gli AMX si affiancheranno due predatori velivoli senza piloti, una delle elite non solo del 32° stormo di Amendola, ma di tutta l'aeronautica militare italiana, tanto che sono stati utilizzati e sono tuttora utilizzati in numerosi teatri operativi dall'Afghanistan alla Libia. Dalla base di Foggia non trovate alcune informazioni sulle date effettive dell'arrivo dei nuovi velivoli e dunque si attendono comunicazioni ufficiali direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa. Intanto i primi 5 piloti di Amendola che guideranno gli F-35 stanno per entrare dalle basi di addestramento in Arizona e Nebraska. Dunque questo era appunto solo per specificare un po' la slide precedente che e ovviamente la dinamica militare non è stata solo quella insomma, che mi è interessato, che comunque è presente in questo posto. Di nuovo, la ripetizione che ho fatto già prima. Io qua ho isolato diciamo, attraverso delle immagini satellitari all'infrarosso, ho provato a isolare diciamo, un po' quella che è la seconda dinamica, oltre la militare è coinvolto un po' questo spazio, che è appunto quella, come vedete, di questa specie di topografia stratificata che riguarda fondamentalmente gli insediamenti informali, appunto. E, diciamo, io arrivo, come ho già detto, abbastanza alla fine di questa storia, perché io la mia volta che sono andato a mezzanotte, quindi l'ho trovata già in una situazione dove appunto si diceva c'erano migliaia di presenze, forse in più, il CARA era già appunto in condizioni di sovraffollamento particolare, quindi per me è stato anche diciamo, interessante iniziare a vedere quant'è che appunto da un punto di vista visivo, e in questo senso le immagini satellitari sono forse la forma di rappresentazione più adatta, perché comunque consentono, esistono moltissimi modi, diciamo, di specialmente mutuare dalle forme di rappresentazione militare, di rappresentare diciamo, delle densità, e in particolar modo c'è diciamo, un progetto in particolare che guarda questi campi informali attraverso, per esempio, delle telecamere con dei sensori termici. Io penso che in realtà ci sono anche una dialettica, nel senso, di tutti questi tipi di dispositivi, per cui cerco di essere sempre molto attento a utilizzare dispositivi che fanno immagini di questo tipo perché insomma, hanno delle implicazioni molto importanti, però in questo senso mi sembrava dal punto di vista della ricerca abbastanza interessante. Questa storia della stratificazione no, dei vari livelli del Borgo Mezzanone diciamo, ho provato a ricostruirla anche dal punto di vista
abbastanza così, molto concreto, e ho provato a fare una mia personale timeline di quelli che sono stati gli enti gestori del CARA, ad aggiungere appunto strati su altri strati, e purtroppo non ho avuto molto modo di confrontarmi con appunto queste cose, perché ovviamente sapete benissimo che provare a contattare queste operative è fondamentalmente impossibile, nel senso che ci ho provato e mi sono ritrovato di fronte a una serie di scambi cinesi, per cui addirittura alcune cooperative nel frattempo non si occupavano proprio più di gestione di immigrazione, ma hanno cambiato destinazione di utilizzo. A destra invece delle immagini di ricerca che sono, diciamo, abbastanza le prime che ho fatto, e sono tutte, diciamo, nell'ambito dei limitrofi dell'insegnamento informale di Borgo Mezzanone. Dunque, adesso passo subito alle slide del progetto, però volevo dirvi appunto che diciamo, quando mi sono trovato a dover scrivere appunto qualcosa su questo progetto, io mi sono trovato anche in una posizione di chiedermi, beh, ma a fronte del fatto che il Borgo Mezzanone è un posto, come ben sapete, ultra rappresentato, su cui si è scritto moltissimo, su cui si è fatta, su cui sono fatte ricerche, è un posto attraversato appunto da enti, terzo settore, no profit, veramente tante persone. Bene, il mio punto di vista da bianco, uomo bianco che viene fondamentalmente da centro storico di Roma, sull'immigrazione, quale può essere? Cosa posso dire di nuovo che il fotogiornalismo, ad esempio, non abbia già detto? Voi immagino abbiate familiarità con appunto le rappresentazioni fotogiornalistiche di Borgo Mezzanone, o comunque le rappresentazioni fotogiornalistiche di questo tipo di esperienza, gente che sta al lavoro nei campi, gente appunto che sta chiusa dentro il ghetto. Io in realtà invece ho provato, diciamo, a fare un'altra cosa, cioè ho provato a lavorare sullo spazio, a mettere in relazione queste dinamiche che sono per me, ecco, sicuramente hanno una forte dimensione temporale, prima era diceva, no? Appunto che c'è questa idea di stare all'ombra del confine, ma diciamo anche da un punto di vista temporale, come l'ha fatto ora. Io invece, ecco, riprendendo forse la sua questione, per dire che io invece ho fatto la parte opposta, mi sono trovato all'ombra di questo confine e ho deciso di affrontarlo dal punto di vista dello spazio, tant'è che forse, diciamo, la dimensione diacronica l'ho affrontata più nella ricerca. Questo perché qua le foto le ho fatte fondamentalmente dal 2019 al 2021. Non che non ci siano stati cambiamenti dal 2019 al 2021, fondamentalmente il più grande è stato quello che io ho visto personalmente dalla lamiera a Mattone, in 2 anni. Ma insomma, come vedete, ho provato a farmi delle domande che cerchino di mettere lo spazio, ecco, in particolare tutta la produzione dello spazio. Prima si citava Lefebvre è stato uno che ha scritto molto, no, sulla produzione sociale dello spazio. Io sono partito magari, ecco, non proprio da Lefebvre, comunque non da Lefebvre, purtroppo, so, appena, come l'ho letto io, come l'ho incontrato io, non parla specificamente appunto di queste cose, così come Agamben, che è stato un altro, diciamo, punto da cui sono partito, in realtà ha delle posizioni, no, sullo stato di eccezione che oggi risultano quantomeno anacronistiche. Quindi, diciamo, ho cercato di avere, diciamo, dei punti fermi concettuali, e in realtà poi ho portato appunto avanti la ricerca visiva a partire da queste cose, quindi queste parole chiavi, diciamo, che vedete, mi hanno, in particolare quello di soglia e di prossimità più che di confine, mi hanno aiutato, ecco, a capire quello che volevo dentro Borgo Mezzanone, nel mio lavoro appunto che ho fatto dentro Borgo Mezzanone. Dunque adesso farei partire direttamente la slide, così. Dunque il progetto è, in realtà consiste in una cinquantina di foto,
ho deciso a un certo punto di fermarmi nel mio percorso di foto, perché a un certo punto mi sono reso conto che stavo rivedendo, e quindi ho deciso fondamentalmente a un certo punto di lavorare su lei, delle immagini, cioè su quello che avevo fatto rispetto a accumulare materiale. Dunque, la strategia che io ho provato ad utilizzare fondamentalmente è stata quella di mettere in relazione visiva quelle che sono appunto queste dinamiche che attraversano lo spazio, quindi in particolare la dinamica, come dicevo, la presenza militare della nave, o comunque la presenza militare del Borgo Mezzanone, la parte, diciamo, quella insediativa o comunque a metà, diciamo, tra l'insediamento informale e il CARA, che, come già stato accennato, è un elemento di forte porosità, è difficile distinguere, ma anche concettualmente, non soltanto diciamo, nella pratica è evidente, ma concettualmente è molto difficile distinguere, diciamo, tra i due tipi di spazio. A te prima si faceva riferimento alla rete, al famoso buco nella rete. Ormai, diciamo, la questione altro del buco nella rete, nel senso, l'ultima volta che sono andato era a settembre dell'anno scorso, era totalmente un'osmosi continua, ma già quando sono andato la prima volta. Dunque io ho provato, ecco, a mettere in relazione questi tre modi. Il terzo modo fondamentalmente è diciamo, l'ambito circostante, quindi in questo caso vedete le foto anche del cimitero di Ortanova. Voi sapete che il cimitero di Ortanova ospita le tombe di, diciamo, quelli che sono stati forse i primi a essere raccontati, no? Leo Grande lo raccontava, e quando ancora, diciamo, la questione era limitata ai flussi migratori che provenivano dall'est Europa, quindi in un altro contesto. Però per me è stato anche importante, insomma, provare a comprendere all'interno, appunto, di questa narrazione anche quello che diciamo è l'aspetto limitrofo circostante di Borgo Mezzanone. Quindi io fondamentalmente in questi due anni ho avuto la possibilità di muovermi abbastanza liberamente. Devo dirvi che non ho mai avuto problemi di accesso abbastanza da nessuna parte, non, raramente ho avuto problemi, appunto, di gente che magari non voleva che io fotografassi. Io sono sempre, da parte mia, sono sempre stato molto 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 chiaro. Tutte le volte che sono tornato poi a Borgo Mezzanone ho sempre condiviso i materiali con le persone da cui stavo. E in questo senso è stato anche abbastanza interessante vedere, insomma, restituire le foto a queste persone è stato importante, perché nel frattempo queste persone all'interno di Borgo Mezzanone erano andate avanti. Si parlava, appunto, di autodeterminazione. Eh sì, è una parola che purtroppo, insomma, dovrebbe ricorrere più spesso, perché insomma, poi appunto il progetto migratorio è talmente frammentato che è difficile, a mio modo di vedere, racchiuderlo in delle coordinate uniche. Quindi in questo senso provare anche a restituire, diciamo, il senso di totale frammentazione che si ha come a livello di esperienza spaziale, ma anche a livello proprio di, ecco, di esperienze di vita, è stato molto importante. Dunque, a un certo punto mi sono reso conto che il progetto non sarebbe mai andato avanti se non avessi iniziato a fotografare, a creare una sorta di dialettica dall'interno all'esterno, per cui questa transizione che voi vedete in realtà da uno spazio esterno a uno spazio interno in realtà avviene senza soluzioni di continuità. E questo perché fondamentalmente l'esperienza, diciamo, questo mi ha portato a pensare in termini proprio del carattere, della materialità, appunto, non soltanto, appunto, degli insediamenti, ma di come proprio avviene la vita. Non c'è una vera distinzione tra pubblico e privato in questi spazi, non c'è una vera distinzione tra esterno e interno, per cui anche l'idea dell'insediamento come qualcosa di che dà protezione, che dà l'idea stessa di casa. Ho provato a vedere, ecco, se la fotografia potesse avere un ruolo in tutto questo tipo di narrazioni. Quindi, in un certo senso, il mio lavoro è stato da una parte analitico, perché io ho provato a analizzare visivamente
tutti, diciamo, i diversi aspetti appunto di questa questione, mettendomi letteralmente di fronte, quindi avendo anche un atteggiamento molto analitico nei confronti dello spazio. Questo è l'aeroporto, qua, diciamo, dove inizia, ecco, dove inizia una cosa, finisce un'altra. È stato più difficile, come dicevo, per il problema della soglia, però per, diciamo, è una cosa che mi ha sicuramente guidato. E vi dicevo che appunto questa dialettica esterna a un certo punto è stata fondamentale per, proprio per riuscire ad andare avanti. Quindi mi sono concentrato appunto non soltanto qua sulla parte quella, diciamo, esterna degli insegnamenti, ma in particolare mi sono concentrato, come vedete, su quelle che sono le strategie per fondamentalmente abitativo, comunque pratiche per ricreare la casa. E, come dicevo, un lavoro analitico che però poi alla fine vuole avere appunto un aspetto sintetico, cioè provare a ricomporre tutta questa grandissima frammentazione più che in un panorama unico, diciamo, all'interno appunto di una relazione che tenesse insieme tutte queste varie dinamiche, appunto, come ho detto, quella militare, ma anche quella appunto della governance neoliberale. E questo. Vi ringrazio. Grazie Francesco per questo splendido lavoro. Direi a questo punto sarebbe ora di pranzo, ma prima devo sondare, voglio sondare se ci sono domande in relazione sia a queste relazioni sia a quelle della mattina, perché la prima sessione non ha avuto un dibattito, quindi se avete dubbi, perplessità o anche semplicemente delle cose da dire in relazione alle relazioni che avete sentito, potete alzare la mano e vi darò la parola. Con Francesco, visto che ha appena finito, e cioè la discarica non l'hai presa in considerazione per niente, perché lì c'è una grossa discarica. La buccia, il curvone. Ho delle foto, sì, no, ce l'ho. Ho delle foto, ho deciso nell'editing di non metterle. Perché è molto difficile associare un'immagine a discarica a un'immagine. Cioè, la lettura ne avrebbe beneficiato, diciamo, dell'intera relazione, che ne avrebbe sofferto un po'. Sono stato molto attento a scegliere quali immagini mettere e quali immagini no. Non c'è una persona umana, non è visto, quella presenza umana mi serviva semplicemente per dare il punto di vista. Non che non abbia fotografie di persone dentro il Borgo Mezzanone, ma sapete benissimo che non avrebbe portato da nessuna parte, rispetto a provare invece a fare un lavoro del genere sullo spazio, che per me era, venendo da studi di filosofia, io ho contato lo stato di eccezione, tutti questi discorsi, molto, sono stato un allievo della professoressa di Cesare, per cui, insomma, ho avuto anche, diciamo, un certo tipo di formazione, e quindi trovarmi là è stato totalmente, cioè, l'idea appunto di lavorare sullo spazio è stata, mi ha fulminato a un certo punto, più che lavorare sull'agenzia, sulla soggettività delle persone. Alessandro, volevi dire? No, ma siccome magari ci sono gente che vuole mangiare, possiamo pure riprendere. Intervieni pure adesso, secondo me poi. Questo ti spinge la sigla. No, ma tanto. Vabbè, in realtà non volevo fare. Ma così viene nella registrazione. Sì. Siamo bene con la brevità. Abbiamo fame? Sì. No, innanzitutto anche rispetto alla sessione, diciamo, ieri, che era un po' introduttiva, poi non potuto entrare nel vivo di chi poi lavora giorno per giorno con questi temi, quindi in realtà io ringrazio per le bellissime relazioni che avete fatto tutti e tutte. Quello che emerge per me, ecco perché non è una domanda, però su cui magari c'è forse un trade union tra tutti gli interventi tra ieri ed oggi per me, e poi c'è una questione relativa soprattutto al tavolo, all'ultimo tavolo che c'è stato, è appunto questa, da un lato questa ambiguità e questa scivolosità
dei meccanismi dell'accoglienza, dove è chiaro che, come diceva il professore ieri, non si può essere manicheisti, però anche oggi si diceva c'è una scala che va dal più alto al più basso, però dove di fatto ci sono degli aspetti funzionali alla, sia al governo delle migrazioni sia alla riproduzione anche ai costi della riproduzione della forza lavoro. E poi in realtà questa era un po' una parte su cui forse bisognava dialogare, ma non c'è troppo tempo. Io credo che soprattutto l'ultimo tavolo abbia sottolineato una questione importante della dimensione della postura che un ricercatore, a mio avviso uno scienziato sociale, deve avere nei confronti della realtà. E in un certo senso il peccato mortale del primigenio è quello di contribuire a quella che è stata definita la naturalizzazione dell'esistente. Quindi penso che uno dei complimenti maggiori che c'è da fare a questo tavolo è appunto perché tutti e tutte le persone che hanno relazionato sono anche persone che fanno dell'intervento sociale, dell'attivismo politico, una parte fondamentale della propria vita. Grazie. A supporto, zio. Io la domanda, tanto se qualcuno dei relatori vuole aggiungere qualcosa. State zitti, ma vieni. Quindi vieni, qui c'è un microfono e per il più a casa. Riguarda praticamente il tema, quando Francesco faceva riferimento al cimitero d'Orta Nova dei cittadini polacchi, che è stata appunto il primo tentativo di scoprire quello che era un meccanismo e una delle dinamiche che sul territorio io sono di là e quindi esistono praticamente da sempre, io le ricordo perlomeno molto indietro nel tempo. Per cui questa inchiesta che parte proprio su questi cittadini, queste tombe su cui una persona andava, una donna, a posare dei fiori e nessuno sapeva chi era, e poi invece si incrocia con appunto delle famiglie in Polonia che cercavano delle persone, dei propri parenti che erano arrivati e devono scomparsi. Beh, io mi collego a questo perché lì c'è un cimitero, ci sono dei nomi, ci sono delle persone, e però al tema delle spedizioni forzate e del diritto alla verità che in qualche modo dovrebbe riguardare anche gli insegnamenti oggi, perché comunque non se ne parla moltissimo, però è una questione, perché alcune persone che sono all'interno degli insegnamenti hanno per esempio o vengono trovate con morte appunto a causa di incendi, appunto per una serie di situazioni, comunque senza documenti o con documenti che riportano anche altri nomi. Noi abbiamo all'interno praticamente degli obitori nella zona di Foggia moltissime persone, moltissimi cadaveri senza nome, e ci sono tantissime famiglie che cercano di rintracciare i propri parenti che sono arrivati e sono scomparsi. È un filone, insomma, che volevo semplicemente sottolineare, quindi questo tema del diritto alla verità e delle sparizioni forzate a causa di incendi, incidenti, a causa anche del fatto che praticamente le persone che si ribellano allo sfruttamento vengono praticamente, e questo è anche quello che succede, picchiate, abbandonate sulla strada, vengono archiviati come incidenti stradali perché l'ultimo effetto è praticamente la macchina che travolge questi corpi, ma in realtà sono persone buttate lì, corpi che sono stati precedentemente, insomma, come dire, vittime di altri tipi di aggressione da parte degli sfruttatori di una serie di ribellioni. Per cui c'è tutto questo tema che dovrebbe, insomma, in qualche modo anche emergere più di quello che sta emergendo tuttora, che riguarda gli insegnamenti informali. Io avevo anche delle cose da dire, ma forse veramente queste le lasciamo per il pomeriggio, che è una sessione, abbiamo più tempo adesso. Anch'io ti rimando. Ok, allora dico, ci riserviamo di intervenire dopo. Ma sì, iniziamo con... Grazie a tutti i relatori, spegni la registrazione, facciamo una pausa e andiamo.